Allora, ultima lezione prima della pausa. Ricordatevi che dopo oggi ci rivediamo, mi pare, il 14 novembre. Però come ho detto prima, sappiate che il venerdì comunque il laboratorio Alfa è prenotato allo stesso periodo di tempo che in cui avremo una mia lezione, quindi se qualcuno di voi vuole autonomamente andarci, volete trovare per provare gli esercizi che vi ho già dato, che poi vi lascerò dopo oggi, sapete che potete farlo. E bene, oggi finiamo il filone della programmazione dinamica, in realtà con cose che non c'entrano niente con la programmazione dinamica, ma che possono essere usate insieme alla programmazione dinamica per cercare di risolvere problemi che sono programmazione dinamica per qualcos'altro. Ok, iniziamo con un gioco forse abbastanza facile se siete già risposta. Allora, vi chiedo di indovinare il mio compleanno. Dovete indovinare il giorno e il mese, potete farmi 9 domande e ognuna di queste domande può essere solamente: il tuo compleanno è dopo il giorno mese? In che stagione è? No, non è una domanda. ho appena detto. Mi puoi fare 9 domande. Ok. Ok, e le domande devono essere per forza della forma: il giorno del tuo compleanno è dopo il mese giorno? Ma se io chiedo tipo a metà? Quello che sto per cioè, il 31 giugno. Se io chiedo a metà e lei lo fa prima della metà, tu mi rispondi no? No, beh, le risposte possono essere o sì o no, è una domanda. Sì, cioè, non è che mi risponde sì perché gira il contrario, no? No, ci sono. No, io non. A me non piacciono domande con i trick. No, è sempre. Tipo ricerca binaria. Tipo ricerca binaria. Ok, qualcuno di voi vuole provare e vedere se ce la fa? A mente? Cioè che fa la domanda adesso io rispondo. Il tuo compleanno è dopo il 1 luglio? No. Il tuo compleanno è dopo il primo marzo? Sì. È dopo il 31 giugno? No, e tra l'altro siete appena persi là, cioè così non riuscite più a regalare adesso. Un'altra domanda, possiamo prendercela con calma. Mica tanto, perché adesso poi vedremo, ma i giorni dell'anno sono 365 o 66, dipende dall'anno. A me non sono nato il 29 febbraio, ma l'abbiamo già scattato perché è dopo marzo. E non è così tanto, adesso vedremo, ma non è così tanto lontano dall'ottimalità delle domande che dovete fare. Siamo a 3. Ma domanda sulle domande. Posso chiederti il giorno senza specificare il mese? No. Che testo? Sì. Dopo il 15 maggio. Tra l'altro adesso qua hai fatto un gamble abbastanza grosso, credo, e ti è andata bene, quindi in realtà forse resti di nuovo in lizza per riuscire ad arrivare alla data giusta. Sì. Ok. È dopo il 15 giugno, quindi è no. Ok. E siamo a 6 giugno. 7 giugno. Sì. Dopo 7 giugno. Sì. Ancora due domande, mi sa che non ce la fate. No. Ah, quindi tra il 7 e il 15 praticamente. Il giugno. 7 e 15. L'11 giugno. Dopo l'11 giugno. Sì. Abbiamo 4 o 5 giorni. Dai, avete l'ultima domanda, poi dovete sparare a casa. E dopo il 13? No. Quindi è il 12. 12. 12. 12 giugno. No, 11 e 12. È il 13. Comunque, allora, come vedete, comunque per spoiler il 13 giugno. Come vedete, in realtà, avete cercato di applicare una roba che adesso guardare comunque non so se sentito, era il 13 giugno, quindi quando ho risposto no al 13 perché la domanda era strettamente dopo e quindi no. Ok, era il 13 e dicevo
Quello che avete cercato più o meno di applicare, che forse avete già sentito, è qualcosa che assomigliava a una binary search. Però come vi siete accorti, in realtà 9 domande che sembravano tante non lo erano, cioè 9 domande era esattamente il minimo possibile per indovinare questa cosa. Quindi se sbagli anche solo una domanda, in realtà c'è un po' di c'era un po' di, come posso dire, di leeway, si poteva sbagliare magari di 2-3 giorni ogni volta e si doveva comunque riuscire ad arrivare più o meno in fondo. Però se sbagli di abbastanza anche solo una volta, non hai più abbastanza informazioni per riuscire ad arrivare in fondo. E quindi adesso vediamo cos'è la tecnica della binary search e quante perché si fa la binary search e quante informazioni ci servono per arrivare a una certa risposta in modo deterministico. Allora, la binary search è un'idea abbastanza standard per risolvere il seguente problema. Noi abbiamo una qualche domanda a cui vogliamo trovare la risposta, e questa domanda vive in un range. Noi possiamo fare una domanda con un singolo argomento che vive in un qualche range. Ok? E la domanda che vogliamo porre su questo range è della forma: qual è la minima cosa per cui la domanda restituisce no? O qual è la massima cosa per cui questa domanda restituisce sì? Oppure, adesso il complementare vale anche in base a come è fatta la tua risposta, qual è la massima cosa per cui la domanda restituisce sì? Qual è la minima cosa per cui la domanda restituisce no? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo, è la domanda a cui vogliamo rispondere. E come deve essere fatta? Come devono essere fatte le risposte a questa domanda? Deve essere vero che un prefisso... Cos'è la notizia? Beh, fa lo stesso. Bene, riprendiamo dopo sta roba. Allora... Come stavo dicendo? Stavo dicendo che come deve essere fatta la funzione, cioè come devono essere le risposte per fare in modo di poter fare una binary search. Gesto, ecco qua. Deve essere vero, quello che deve succedere, è che la funzione, le risposte in questo range devono partire, che sono tutte no. Quindi, poi risponde no, eccetera, eccetera. Quindi c'è un prefisso dove la risposta è no e c'è un suffisso dove la risposta è sì. Ok? E da qualche parte queste due cose si toccano. Quindi c'è tutto un pezzo che sono no e tutto un pezzo che sono sì. A questo punto, qual è l'idea della binary search? Che se io voglio trovare, ad esempio, qual è il primo sì, perché tipo, ovviamente, se prima sono dei no, poi sono dei sì, le uniche due cose sensate che voglio poter cercare sono o qual è il primo sì o qual è l'ultimo no. Che però, vabbè, una volta che trovo uno, trovo anche l'altro. Cosa faccio allora? Quello che faccio è dire, ma sai cosa? Questi, vediamo che sono n, i valori di strange sono n, e quello che faccio è, io parto da metà, divido il mio range in due e parto da metà e chiedo f di metà sì o no? E a questo punto cosa faccio? Se mi risponde no, allora io so che per forza di cose, per come è fatta la funzione, tutta la roba che c'è prima di quello dovrà essere anch'essa no. Ma allora vuol dire che posso scartarla, perché sto cercando quella del primo sì, quindi ho metà, l'ho scartata. Se invece mi avessi risposto sì, allora io so che tutti quelli dopo sono dei sì, ma allora posso scartare di nuovo metà del vettore, perché tutti quelli dopo sono sì, io sto cercando il primo dei sì, magari quello dove sono in questo momento è il primo dei sì, però tutti gli altri sicuramente non mi servono. Quindi io in entrambi i casi sto scartando metà del vettore. Allora il mio problema, ho scartato questi. Anzi, in realtà, se dovessimo essere precisi, essendo che sto cercando il primo dei sì, sono beccato un no, allora anche il no
su cui ero posso scartare, perché sicuramente non può essere il primo dei sì, perché no. Se invece sono su un sì, allora quello non posso scartarlo, scarto tutti quelli a destra tranne lui però, perché? Perché se sono su un sì, beh, la risposta potrebbe essere lui il primo dei sì, allora non me lo devo tenere. E poi cosa faccio? Beh, adesso il problema si è dimezzato, ora sto cercando su un range di n mezzi elementi, ma allora rifaccio la stessa cosa, vado sulla metà del pezzo restante che mi è rimasto e dico f di la metà di questo range, sì o no? Sì, e allora scarto di nuovo, questa volta scarto quella destra, escluso quello che potrebbe essere il primo di sì, non lo so. E quindi ogni volta sto scartando esattamente metà del range. Ma questo cosa vuol dire? Che io prima o poi dovrò rimanere con un solo elemento. Ma allora, quante volte mi ci vuole prima che rimango con un solo elemento e quindi so di per certo la risposta? Perché quando arrivo alla fine, per forza di cose dovrò essere rimasto con il primo sì. Non ci sono altre alternative. Tipo adesso qua la metà è questa. Ok, e quindi scatterò questo. A questo punto ne abbiamo questi due, diciamo che la metà è questa. Questo no, scarto lui e mi è rimasto un solo elemento e ho trovato il mio sì. E ho fatto 1, 2, 3, 4 query. E il vettore infatti era di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 esattamente. Ok, perfetto. E quindi se ho n elementi, se ho un range di n, quante volte dovrò fare questa domanda prima di rimanere con un solo elemento? Beh, dovrò farlo arrotondamento per eccesso di logaritmo in base 2 di n. Quando prima vi ho detto di trovare la mia data di nascita con il mio giorno di compleanno, la data di nascita con 9 domande, perché ho detto 9 domande? Perché vi voglio dare la possibilità di trovarlo, ma perché il numero di giorni è 365, 366 se vogliamo includere il 29 febbraio, e il logaritmo in base 2 di 366 è 8 punto qualcosina, e quindi ero tanto per eccesso su 9. Per questo ho detto che 9 sembra tante ma non lo sono, perché in realtà non siamo esattamente al limite, cioè c'è un pochino, perché appunto non è esattamente 9. Se fossero stati 512 giorni in un anno, allora a quel punto dovete fare esattamente le domande giuste, non c'era scampo. Invece, essendo che questo numero logaritmo in base 2 di n fa tipo 8 punto qualcosina, vuol dire che se anche ogni tanto sbagliate un giorno, comunque avete ancora la speranza di beccare alla fine. Però questa è la quantità di informazione che mi serve per riuscire a rispondere a questa domanda. Una binary search, quello che fa ogni volta, che è la cosa migliore che si riesce a fare in questo contesto, è dimezzare lo spazio di ricerca di questa informazione. Vai. Però questa è la minima, non è la massima, o no? Cosa? È il numero minimo di passi. Sì. Cioè questa, sì, questo è il numero minimo di passi che però potrei farne anche di più. Vabbè, certo, di fare il lineare. No, però sempre facendo una ricerca binaria. Io al minimo ne faccio così o ne faccio al massimo così? No, tu no, cioè una ricerca binaria tu ne fai al massimo così. Ok. Perché tu sì. Potresti perché allora, adesso faccio una ricerca binaria dove la risposta è binaria, dove c'è una funzione binaria, ma magari c'è una risposta c'è ricerca binaria dove magari stai cercando un numero, un vettore per dire. Però magari becchi quel numero e a quel punto ti fermi subito perché hai trovato. Tipo, se il problema fosse stato tipo altro problema sempre di questa scia, io vi do un vettore che vi prometto essere ordinato, quindi che ne so, 1, 5, 7, 7, 9, 12, 14, 42, 107, ok? E vi chiedo, quindi voi avete questo vettore memoria e vi chiedo, in questo vettore è presente un 14 per dire? Ora la cosa banale è scansionare il vettore, cioè fate un for che parte dai 0 arriva fino in fondo e ogni volta controlla se l'elemento che state controllando, che state guardando è uguale a 14. Però si può fare di meglio, perché se voi imponete la domanda, questo numero
è maggiore di 14? Mettiamo che ponete questa domanda. Questo numero è maggiore di 14? Beh, a questo punto, se voi applicate nella vostra mente la risposta a uno di questi elementi di questo vettore, comincia a somigliare esattamente a questo. Ci sarà un certo prefisso che dice no e un certo suffisso che dice sì, e il suffisso e il prefisso si toccano. Ma allora potete usare una binary search per cercare un elemento in tempo log n all'interno di un vettore ordinato. Ovviamente, è quello che stavo dicendo a lui, ovviamente questo è il numero massimo di step, perché ovviamente se nello caso specifico, se stiamo cercando un 14 e per caso tipo al primo o al secondo step ci buttiamo sopra il 14, è un po' stupido che andiamo avanti. Se stiamo cercando il 14 e siamo andati a capitare sopra il 14, beh, abbiamo la risposta. Cioè, non è che dobbiamo per forza arrivare fino in fondo alla banale search, se abbiamo trovato già la risposta che stavamo cercando. Non è proprio banale search questo, quello dell'esercizio che stiamo facendo. Cioè, il fatto che per essere una banale search pura dovrebbe essere una risposta binaria. Il fatto che a volte capita che magari, poi ovviamente uno può fare anche una binary search e ne cambia qualcosa, però a volte capita che magari puoi fare una binary search con uno stop preemptive, perché magari la domanda non ti chiede veramente il... Perché il fatto è che se tu facessi la binary search pura, la risposta effettivamente guarda il primo sì e guarda se è un 14 quello. E quella sarebbe proprio la binary search pura. Noi la possiamo fare un pochino più sporca, e se capitiamo ad una certa sopra un 14, essendo che stiamo rispondendo a quel preciso problema, allora diciamo vabbè, facciamo un return true subito, non dobbiamo arrivare veramente fino in fondo. Però sì, una binary search pura fa sempre esattamente questo numero di step. Ok, a questo punto problema, e questo ve lo metterò quando lo scriverò su Erlal. Problema griglia 2. Abbiamo avuto griglia, adesso ci abbiamo griglia 2. Abbiamo una griglia N3M. Ok, e questa volta c'è una metafora. Questa volta in realtà non ce l'abbiamo, questa volta c'è una metafora. Ok, abbiamo la mappa di un mare. Questo è un mare. E in questo mare ci sono delle maree, a volte c'è una marea più alta, a volte c'è una marea più bassa. In ognuna, questo mare è diviso in appunto n per m celle, e in ogni cella c'è uno scoglio, e lo scoglio in ogni cella è alto una certa altezza, tipo che ne so, qua è alto 3, qua è alto 7, qua è alto 1, qua è alto 2, 4, 11, 12, 13, 1, 0, 2, 1, 7, 3, 1, 5. Ok, quindi per ogni cella sappiamo quanto è alto lo scoglio in quella cella, e sappiamo che c'è una marea, e questa marea fa arrivare il mare a, mettiamo questi sono metri. Ok, sappiamo che la marea fa arrivare il mare a k metri, quindi marea e quando la marea ha k metri, allora vuol dire che ci saranno un po' di scogli che vediamo e un po' di scogli che non vediamo. Ci saranno un po' di scogli che emergono e un po' di scogli sommersi. In particolare, quelli che emergono sono tutti quelli tale per cui il valore della cella è maggiore di k. Ok? Può essere una metafora, un po' si rompe, ma che ne frega. Diciamo quindi, quelli emersi sono quelli dove l'altezza dello scoglio è maggiore di k, e quelli non emersi sono quelli dove l'altezza è minore con la k. Bene. Voi volete andare con la vostra nave dalla cella 00 alla cella n-1 però volete tenervi aperte svariate opzioni. In particolare volete che il numero di percorsi che vanno solamente verso il basso, verso destra, dalla cella 00 alla cella n-1 sia almeno P. Ok? Volete tenere i percorsi e volete che siano almeno P.
E il fatto che dovete pianificare quando andarci, perché sempre che c'è la marea, a volte è tutto scogli, cioè non è che ci potete andare. In particolare, quindi la nave può passare da una cella solamente se lo scoglio non è visibile. Se c'è uno scoglio, la nave non può passare da quella cella. Quindi adesso il problema che vi chiedo è: qual è la marea più alta tale che ci sono almeno P percorsi percorribili? Perché, scusate, qual è la marea più bassa? Scusate. Qual è la marea più bassa tale che ci sono almeno P percorsi percorribili? Perché ovviamente se la marea è a infinito, allora puoi fare tutti i percorsi. Ok? E quindi, ovviamente, dato che ovviamente quindi se P è minore del numero totale di percorsi, ovviamente potete, altrimenti non potete mai. Ok. Se, ovviamente se invece la marea è a zero è tutto scogli, quindi comunque non potete muovervi, anzi la nave un po' affonda già dalla partenza perché c'è lo scoglio già alla partenza. E quindi il problema è: qual è la più bassa marea tale che ci sono almeno più percorsi? Ma più percorsi devono essere minori sempre del massimo dei percorsi possibili. Allora, la roba data in questo problema, cioè i dati del problema sono la griglia e P. Ma P indica i massimi possibili? No, P è un numero. Un numero che sarà sicuramente minore dei percorsi. Non necessariamente, però se è maggiore la risposta è sempre... No, maggiore è possibile. Ok, no, allora facciamo che P è minore uguale del numero massimo di percorsi. Ok, ci sta. Bene, P è minore uguale del numero massimo di percorsi. E quindi la domanda del problema è: qual è la marea più bassa, giusto? La minima. Qual è la minima marea tale che ci sono almeno P percorsi percorribili? Almeno, scusi? Almeno P percorsi percorribili. Palla a voi. Ma come posso andare con la nave? Cioè, posso andare... Le regole sono le stesse del problema griglia dell'altra volta. Puoi andare solamente o verso destra o verso il basso. Posso mischiare quello che hai spiegato prima della ricerca binaria con l'altezza della marea e iterare quell'altezza. Cioè, uso K massimo nella mia matrice, parto con quello. E poi? E poi lo dimezzo. E cosa fai? E provo a vedere quanti percorsi. Cioè, il fatto che, allora, presupposto che ovviamente se vi sto dando questo problema subito dopo che abbiamo fatto la panel search, probabilmente la panel research serve. Però quindi se tu mi dici, ah sì, c'è la panel research, ovviamente no. Però invece di... Non è una risposta al problema. Cioè c'è una risposta al problema molto pulita, che mi potete dare molto pulita, molto concettuale, che mi potete dare per questo particolare problema con gli elementi che avete finora. Cioè questo problema è risolvibilissimo. Tra l'altro qua, appunto, quando vi dicevo che tipo griglia non era... un problema a livello d'esame, qua ci stiamo avvicinando, qua siamo vicini. E quindi vi chiedo, pensateci, e se qualcuno viene qualche idea, alzate la mano e ne parliamo. Ovviamente, e qua dovete riprendere voi, ovviamente detto così, sì, potete trovare una soluzione, ma se non ci sono i limiti, se non mi dico quanto è grosso la griglia, quanto è grosso i numeri dentro, quanto fino abbiamo detto quanto è grosso, ma se non mi dico gli altri dati, voi mi dite sì, ma io l'ho fatto, faccio brute force e tanti saluti. Allora vi dico, appena trovo il gesso, vi dico che dovete risolvere questo problema in un secondo, ok? E vi dico che la griglia è tipo grossa, facciamo un numero uguale di 500 per dimensione, e che i valori K, e che il massimo elemento della griglia, che chiamerò A, quindi max di A,
è minore uguale, intanto è sempre maggiore uguale a 0, ed è minore uguale di 10 alla 18. Perché 10 alla 18 si usa? Perché è la potenza di 10 più grande che ci sta in un long wind. È l'unico motivo per cui ci sta 10 alla 18. Ma long long sarebbe 8 byte? Long long int è un int 64 bit. Cioè un intero consegno 64 bit. Consegno. Il long long int. E di solito si dà appunto 10 alla 18 perché è la più grande potenza di 10 che ci sta in un long long int. E percorsi alternativi potrebbero essere anche tipo lungo il bordo, poi passo lungo il bordo, passo dal 4, torno giù, così. I percorsi sono esattamente la stessa definizione di percorsi in griglia, ovvero sono percorsi che partono da qua, arrivano qua e possono solamente fare step che vanno o verso destra o verso il basso. Ok, quindi un percorso differente potrebbe essere passando dal 4 oppure passando dall'1. Sono percorsi che se li disegni sono diversi. Però possono avere punti uguali. Certo, basta che il percorso in toto sia diverso, cioè che il totale del percorso ci sia almeno un segmento diverso. Vai. Se noi utilizziamo questa tecnica della triglia 1, se troviamo un numero di percorsi che potremmo fare, alza un po' la voce perché non so, provate a trovare che i percorsi e quel e K devono essere alta quanto il massimo. Il massimo di orientamento del percorso. No, perché così non trovi il K minimo, perché così trovi che K è sempre il massimo di tutte. Se vuoi passare per quel percorso, K dovrà essere per forza. No, certo, però come fai a capire a priori tipo quali percorsi selezionare per avere la meno P? Dentro del massimo dello spoiler. Non ho capito, scusa. No, perché io penso lì dove c'è il vero, ma sa chi c'è. Cioè questo è solo per dire, guarda che i trick sono nella griglia. Sì, lo so. Ah no, certo, è sbagliato. Certo, è sbagliato. Questo doveva essere. Dov'è? Io non so veramente Jesse qua. Questo è sbagliato, dovrebbe essere A di DJ per ogni DJ, cioè tutti quanti sono fra 0 e 18, non il massimo. Vabbè, non. Sì, non era quello che stavi dicendo te, mi sono accorto che. Quindi non è il numero che è iniziale del numero di percorsi che voglio poter percorrere. È il numero minimo di percorsi che voglio poter percorrere. E il risultato del programma è la marea più bassa. Quindi. È la marea più bassa che mi permette di per poter percorrere almeno tutti i percorsi. Cioè K. Cioè K, esatto. Il risultato sarebbe K. Cioè il risultato è un qualche K. Sì, il risultato del problema è un qualche K. È il K più piccolo che mi permette di percorrere tutti i percorsi. Il minimo del CM dei K. Il minimo dell'insieme dei K. Il minimo dell'insieme dei K valido, diciamo. Però il problema può anche rispondere che non ci sono. No, perché ho assicurato che P è minore o uguale del numero totale di percorsi possibili. Se la marea fosse infinita, sì. P è minore del numero di percorsi in quel caso. Minore o uguale. Al netto della differenza tra K e ogni singola cella, vado a prendere il numero di percorsi massimi di questo no, quello che sto dicendo è che immagina che sia tutto mare, sì. Ok? Calcola il numero di percorsi in quel caso, sì. P è minore o uguale di quell'ora. E questo è sufficiente per dire che allora K non è infinito, cioè che K è un qualche numero finito. Cioè che sempre è possibile dare K. Posso fare tutti i casi e per ogni caso salvarmi la scoglia più alta e così so quanti casi ho in cui ho quella scoglia più alta, ordinarli e poi in ricerca binaria andare a... Dimmelo più precisamente perché non ho capito. Cioè faccio tutti i casi. Tutti i casi in che senso? Della griglia, quindi tutti i percorsi.
è troppo alto. È come cioè tutti i percorsi sono un numero. È troppo alto. Sono un numero esponenziale? Forse quadratico? Non lo so. Cioè comunque sono troppi. Non è una soluzione ottima, però magari è qualcosa da cui partire. Proviamo, se avete anche... Allora, ecco, cominciamo a imparare un po' il modus operandi quando si ragiona per un problema, che non l'abbiamo fatto finora. Partiamo, non per forza dobbiamo trovare la soluzione ottima, ok? La prima cosa da trovare è una soluzione corretta. Magari anche, tipo ancora adesso non sono mai trovato un'esponenziale valida. Partiamo da soluzioni anche solo corrette. Magari le soluzioni corrette ci danno una strada per arrivare a una soluzione corretta e abbastanza veloce da stare nei requirement. Vai. Allora, io so che devo testare, devo trovare i percorsi. Uh-huh. Quindi al massimo farò P tentativi, cioè troverò P percorsi ottimali, posso provare a cercare validi più ottimali. Sì, validi, ma io non parto, cioè io devo trovare un K, ma K è fissato o P è fissato? No, l'input del problema, ripeto, è la griglia e P. Ok, allora sapendo P fissato, io trovo K iterando un algoritmo che mi trova il percorso ottimale ogni volta, però per P volte. Cos'è il percorso ottimale? Quello che è il minore tra destra e in basso. Cioè io scelgo tra se andare tra destra e in basso, e quindi il migliore sarà quello con la marea, con lo scoglio più basso. Questa cosa è falsa, perché tu non trovi il percorso globalmente ottimale facendo la scelta locale migliore. Cioè tipo, dai qua andresti qua la prima volta, adesso succede perché vabbè è questo, però tipo potrebbe essere che magari vedi qua e poi ti trovi fregato perché c'è tutta roba, cioè se tipo scambio il 7-1, tu qua andresti di qua. Ok, quindi non per forza trovo subito il migliore. Non per forza trovi subito il migliore. Va dietro? Si potrebbe fare che prendi la prima cella da cui si parte, quindi in questo caso 3, e prendo il valore più alto della matrice, quindi 13, faccio una ricerca binaria su quello, quindi siamo alla metà cioè quindi faccio da 3 a 17, faccio un vettore da 3 a 13, vado alla metà della matrice del vettore, e arrivato alla metà quello sarebbe il K, quindi il livello del mare, e provo a vedere il numero dei passaggi con quel livello di mare. Se il numero dei... E come fai? Come avevamo fatto con il problema dell'ultima volta, quindi quello a destra, no, giù e a destra. L'hai detto un po' male, ma è giusto. Ah. È giusto. Allora, adesso cerco di riprenderlo bene. Allora... in realtà c'è un mini rovino, ma vabbè, cioè, mi va benissimo. Allora, prima osservazione, questa è già la soluzione giusta, cioè questa già siamo arrivati alla soluzione giusta. Prima osservazione importante, che è l'ultima che ha fatto, ma è quella più importante. Se noi fissiamo una certa marea, quindi noi fissiamo, diciamo, guarda, la marea è a 5, perché l'abbiamo deciso, perché noi abbiamo deciso che la marea è 5. Come diventa il problema se noi fissiamo la marea? Quello che succede è che ci saranno un po' di celle che sono libere e un po' di celle che sono occupate. Ma questo che problema è? È griglia. Le celle che hanno lo scoglio maggiore del valore che abbiamo fissato sono nere. Le celle che hanno lo scoglio minore uguale del valore che abbiamo fissato sono bianche. Ma a quel punto calcolare il numero di percorsi è precisamente il problema griglia. Questa è la prima osservazione, ok? Ripeto, se noi fissiamo una certa marea, se noi fissiamo una certa altezza della marea, il problema di contare quanti percorsi ci sono data quella marea è esattamente griglia. Prima osservazione. C'è un'osservazione mancante nel suo ragionamento, perché lui è partito dicendo: ma
se noi prendiamo, poi in realtà per fare una cosa che fate bene dovremmo prendere il valore minimo e il valore massimo, quindi 0,13. Se noi prendiamo il range 0,13, ok, allora sicuramente la marea che stiamo cercando in questo range, perché non può essere più bassa, ok, non può essere più bassa, ok, questo P deve essere tra l'altro maggiore di 0, perché sennò può essere più bassa, non può essere più bassa perché altrimenti vuol dire che sarebbero tutti scogli e allora ci sarebbero 0 percorsi. Non può essere più alta, perché sicuramente una marea più alta del valore massimo non è ottima, perché già con la marea uguale a 13 qua ci sono tutti i percorsi disponibili. Se l'aumentiamo ancora di più non è che aumentano i percorsi, rimangono sempre quelli. E allora sicuramente la risposta che vogliamo dare è tra il valore minimo e il valore massimo, seconda osservazione. Solo con queste due osservazioni, quindi solo con osservazioni fissata una marea, possiamo calcolare il numero di percorsi con griglia, e seconda osservazione il valore deve essere per forza tra min e max del coso. Noi abbiamo già una soluzione, non ottima, ma noi abbiamo già una soluzione. Qual è la soluzione? Noi chiariamo tutti i possibili valori della marea, ok, e ogni volta calcoliamo quanti percorsi ci sono. Noi partiamo dalla marea 0 in questo caso, calcoliamo quanti percorsi ci sono se la marea è 0, quanti ce ne sono se è 1, quanti ce ne sono 2. Appena becchiamo un numero di percorsi che è maggiore o uguale di P, quella è la risposta. E questa è una soluzione. Qual è il problema di questa soluzione? Qual è la complessità di questa? Qual è la complessità di questa soluzione? K max di K, cioè max del questo, l'input è questo, c'è anche P, per carità, ok, l'input è questo e questo, quindi K non c'è nell'input. Il max della matrice è il max di A, cioè, meno il minimo, ok, facciamo che il minimo è 0 per quindi max di A. No, perché? Noi cosa stiamo facendo? Noi stiamo iterando tutti i valori da 0 a 13, quindi for questa roba, e dentro stiamo risolvendo griglia, su una griglia grossa n per m. Massimo di A per n per m. Perché per n per m? Perché la soluzione della dp su griglia avevamo detto, che avevamo calcolato, che era grande di n per m. Per quel motivo, cioè perché noi stiamo facendo un ciclo fuori che itera su tutte le maree quante sono? Al massimo sono max di A, ok? E ogni volta dentro stiamo facendo la programmazione dinamica per calcolare il numero di percorsi. Ma quanto ci mette la programmazione dinamica? O grande di n per m, ma allora max di A per o grande di n per m fa o grande di max di A per n per m. Perché ogni volta comunque cambia il valore dei percorsi. Ovvio, perché ogni volta le celle nere e le celle bianche cambiano. Quindi in realtà la programmazione dinamica questa volta non ci viene troppo in aiuto. Sì, beh, sì. Ma in questo, allora, in questo momento abbiamo questa soluzione, che è corretta. Se è minore. Se è minore. No, aspetta. Però è come se cambiasse la griglia. Sì. Ogni volta che cambia la griglia, ogni volta dobbiamo ricalcolare la programmazione dinamica. Sì, sì. No, questa non è una soluzione ottima, se è chiaro. È una soluzione che però è corretta, cioè dà la risposta corretta. Qual è il problema? Che ci mette n per n, che va bene, perché 500 al quadrato è poco, per A. E però max A, max A dice la 18, non possiamo permetterci di fare un for che va da 0 a 10 alla 18. Qual è la terza e fondamentale osservazione? Qual è la domanda a cui stiamo rispondendo quando facciamo il for fuori? Fissata questa marea, i percorsi sono più di P? Ma se questa è la domanda, vuol dire che le risposte, per le risposte come saranno? Perché quando la marea... in realtà cioè adesso alcune cose le farò al contrario perché viene meglio così, ma
Probabilmente la risposta è, perché si parte da che ci sono zero percorsi e quindi la domanda è tipo, le maree sono più di P e devono per forza... Sì, ok, perfetto, ce l'ho. Ok. Le maree sono, i percorsi sono più di P se la marea è K. Che proprietà ha questa domanda? Ha la proprietà che sicuramente la prima risposta sarà no. Perché sarà no? Perché se la marea è a zero, vuol dire che tutti quanti sono scogli, ok? E quindi vuol dire che i percorsi sono zero, non ce n'è. Anche lo zero è zero, cioè anche lo zero è un scoglio, sì. Perché deve essere maggiore o uguale di... Maggiore o uguale del numero. Ok, adesso sono tutti scogli. Che ogni tanto questi uni rompono un po' le palle, vabbè. Ok. Quindi, se la marea è zero, sicuramente la risposta è no. Tra l'altro la domanda, anche quella cannata, non è se voglio fare questo bene, non è maggiore o maggiore o uguale. Pardon. Quindi, il fatto è che sicuramente invece per K uguale al valore massimo, la risposta per forza è sì. Ok? Perché se tutto quanto è libero, e abbiamo detto che P sicuramente è minore del numero di percorsi totale, se tutto è libero allora ci sono quei percorsi. Il fatto è che se io aumento la marea, quello che succede è che io sono partito da una griglia con tutte le celle nere, ok? E man mano che la marea si alza, quello che succede è che alcune celle da nere diventano bianche. Ed è l'unica transizione che avviene, alcune nere man mano diventano bianche. Ma se alcune nere diventano bianche, l'unica cosa che può succedere è che il numero di percorsi può solo che o aumentare o restare uguale. Sicuramente non può diminuire. Se io sto liberando della roba, il numero di percorsi totale non può diminuire. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che all'inizio le risposte saranno no. Ok? Perché il numero di percorsi, essendo che non può diminuire, il numero di percorsi disponibile sarà una qualche funzione monotona crescente. Ok? Se noi abbiamo sull'asse x il numero, la marea, e abbiamo sull'asse y il numero di percorsi, la funzione del numero di percorsi dovrà essere per forza una monotona crescente, perché abbiamo detto che non possono diminuire. Magari ci sono dei punti dove zigzaga, dove ci sono dei punti dove rimane flat, ma ok, monotona non strettamente crescente, è debolmente crescente, però sicuramente non può andare giù. Ma allora, se c'è una qualche soglia P, ok, sotto la quale la risposta alla nostra domanda è no, e sopra la quale la risposta alla nostra domanda è sì, allora, vuol dire che abbiamo trovato intanto, cioè questa è esattamente la risposta al problema, cioè la scissa di questo punto dove si interessa anche queste due cose è la risposta al nostro problema, e la risposta alla domanda che ci stiamo ponendo, ci sono almeno più percorsi? Per tutta questa zona sarà no, e per tutta questa zona sarà sì, ma quindi questa è esattamente una di quelle funzioni dove possiamo applicare una value search. Perché c'è un prefisso dove la risposta è no, c'è un suffisso dove la risposta è sì, e queste due cose si toccano. E si toccano esattamente nel punto dove c'è la risposta al problema generale. Che è quello che stiamo cercando. Okay. Quindi, la soluzione cos'è? È la stessa cosa di prima, ma invece di cercare sequenzialmente, invece di provare tutte le maree una alla volta, quello che facciamo è che facciamo una binary search per fissare a dove fissare la marea. Quindi io faccio la binary search, fisso quella marea, calcolo quanti percorsi ci sono. Se ci sono troppi pochi percorsi, allora io so che anche per tutte le maree più basse ci saranno troppi pochi percorsi. Cioè di meno sicuramente qualche meno. Eh? Sicuramente di meno. Uguale di meno. Ce ne saranno uguale di meno, ma allora io posso scartare tutto quel pezzo del range. Stessa cosa, se io becco una marea dove ho abbastanza percorsi, allora tutti quelli sopra li posso scartare, perché sicuramente non è il minimo, la minima marea che mi serve. Quindi noi partiamo dal punto più basso, dalla differenza più bassa alla differenza più alta, lì in mezzo c'è il nostro range di possibilità. Sì, vai dal valore più piccolo al valore più alto della griglia, esatto, quello è il tuo range. E poi la comincio a fare la binary search.
Il fatto è che la condizione della binary search, la domanda della binary search, non è una roba semplice, ma una roba complessa, perché tu la domanda che fai gli rispondi chiamando una programmazione dinamica. Cioè andando a vedere i percorsi possibili di quella specifica marea. Di quella specifica marea. Okay. E tu tramite la risposta che ti dà la programmazione dinamica sai se la risposta alla domanda della binary search era sì o no. E con quello, a quel punto, puoi cercare nella metà più alta o cercare nella metà più bassa. E quindi lì hai log n anziché n. Hai log max a. Assumiamo che min a sia 0. Okay. Ok. Quindi vuol dire che il range quanto è grosso? È grosso max a. Okay. Per, questo è il numero di step che fai della binary search, log di max a. Per quanto ti è costato fare la domanda? Cioè, che è comunque. La domanda è per m. Ed è comunque più efficiente di fare n, cioè di andare a vedere tutte. È comunque più efficiente di fare max a per n per m. Certo. Perché adesso quanto costerà sarà o grande, abbiamo detto, di log max a. Per n. Per n, ma quanto fa sto numero? N per n fa 500 al quadrato, che quindi è quanto? 25.000? 250.000? Non so, ditemelo voi. Boh, vabbè, quel che è. E 10 alla quarta per 25, 10 alla quarta 10.000, per 25 250.000. E quello è 250.000, ma quanto fa log a? Fa poco, 10 alla 18, il logaritmo in base 2 10 alla 18 sarà tipo 54 più o meno, giù di lì. E quindi non è niente. E non è niente, esatto, perché 54 per 250.000 sono quanto? Tipo un milione rotti, ma un milione rotti, madonna se ci stai un secondo. Mentre prima la nostra soluzione cos'era? Era max A per M, max A 10 alla 18, ciao, neanche tra 15 miliardi d'anni. E quindi in questo modo abbiamo trovato una soluzione. Quindi vedete cosa intendo quando dico che nelle gare i problemi di programmazione dinamica non sono vanilla. Per questo è un problema di programmazione dinamica. Però c'ha una componente di un'altra roba, in questo caso l'altra roba è la binary search. Quindi il fatto è che a volte trovate dei problemi che così non riuscite ad affrontarli come DP, però magari se fissate dei parametri diventano una DP. E a quel punto la cosa da fare è trovare un modo intelligente di fissare quei parametri per sfruttare la DP per poi ottenere la risposta del problema originale. E questo è un esempio di quella cosa là. E poi comunque questo problema qua lo aggiungerò a Erdal, che ce l'avrete da provare a risolverlo. Questo tratto è molto carino perché un componente di questo problema è esattamente la soluzione all'altro. Ok. Io non ho l'ora perché c'ho solo sul telefono, non ho messo il PC, mi dite che ho bisogno, per favore. 15.46, c'ho un'ora e 20, vado avanti, poi le pause, pausa data, perché c'è comunque di finire per le 17, quindi tiro. Ok, e questa era la prima delle tre cose che voglio fare oggi. Che era la binary search. Bene, il secondo argomento di oggi, che è un pochino più algoritmico teorico se vogliamo, però comunque sì, c'è comunque una roba che è bene sapere, insomma. Facciamo sorting and selecting. Ok, allora e insieme a questo vedremo anche cosa sono, perché allora ci sono un po' di tecniche standard per
risolvere i problemi. Noi finora abbiamo visto solamente la programmazione dinamica. Oggi vi voglio accennare, voglio far vedere altre due di queste tecniche, che saranno la divide et impera, che vediamo adesso, e la greedy, che è un'altra che vedremo. E quindi sfrutto il fatto di spiegarvi l'ordinamento e la selezione per introdurre anche queste tecniche, perché le vediamo negli algoritmi che adesso usiamo. Allora, problema base, partiamo dal sorting, dall'ordinamento. Problema base, abbiamo un vettore vogliamo ordinarlo da un vettore vogliamo ordinarlo dal minore al maggiore. Come fare? Ci sono tanti algoritmi noti per fare questa cosa, sicuramente ne conoscete qualcuno anche voi. Oggi ne voglio fare tre, che ognuno ha le sue proprietà, e adesso vediamo quali sono le cose belle e brutte di ciascuno, che poi nella pratica vedremo che non si usano praticamente mai, ma a volte ci sono dei problemi dove è utile saperli, perché a volte capita, ci sono dei problemi dove magari c'è un qualche algoritmo noto che va modificato un pochino per ottenere la soluzione del problema. Quindi oggi vediamo questi qua e vi spiegherò l'insertion sort, il quick sort e il merge sort per sorting, facciamo selection. Allora, cominciamo dall'insertion sort. L'insertion sort è una roba molto carina per induzione, che però non è così efficiente, però comunque è bene saperla. Allora, l'insertion sort è un metodo di ordinamento che fa la seguente cosa. Ha un ragionamento induttivo, un ragionamento ricorsivo, ragiona prefissi. Intanto voi mi avrete sentito parlare di prefissi e suffissi, ma non ho mai detto cosa sono, però è banale. Un prefisso è una sottosequenza contigua di un vettore che parte dall'inizio, e invece un suffisso è una sottosequenza contigua del vettore che finisce alla fine. Ok. L'insertion sort ragiona per prefissi. Assumiamo di partire con un prefisso ordinato di lunghezza inizialmente 1. Ovviamente il prefisso di lunghezza 1 è ordinato perché è un solo elemento, e quindi un vettore lungo 1 è sempre ordinato. Ok? A questo punto l'insertion sort dice: bene, aggiungiamo un elemento alla fine. Ora questo elemento, per swap contigui continui, lo portiamo verso l'inizio del vettore, swappandolo ogni volta con le decente, finché non si trova nella posizione giusta. Ovvero, cosa sto dicendo? Quindi abbiamo un prefisso ordinato, quindi fino a qua è ordinato. Prendiamo un altro elemento, che ora alla fine, quindi abbiamo un prefisso con tutti gli elementi tranne l'ultimo che è ordinato, e l'ultimo elemento. Questo elemento adesso, finché non è arrivato al primo elemento, o finché l'elemento a sinistra è maggiore di lui, lo scambiamo con l'elemento precedente. Quindi siamo qua, abbiamo preso questo e ci chiediamo: questo elemento è minore di quello prima? Sì, e allora lo scambiamo. Questo elemento è minore di quello prima, è arrivato all'inizio e ci fermiamo. Quindi adesso abbiamo un prefisso lungo 2 che ho ordinato e continuiamo, ci allunghiamo, aggiungiamo un terzo elemento e facciamo la stessa cosa, lo portiamo a sinistra swappandolo con quello precedente finché non si trova nella posizione giusta. Quindi 5 è minore di 7, sì, swap. Di nuovo, 5 è minore di 2, no, allora abbiamo finito. E abbiamo mantenuto l'invariante che è il prefisso ordinato. E andiamo avanti così. Quindi adesso poi quando farò l'1, questo qua si swapperà con tutti, andrà all'inizio. E poi quando farò il 4, facciamolo perché sennò... Quindi... 1 e 7, 1 e minore di 7 si swappano, quindi faceva il 7. 1 e 5, 1 e minore di 5, quindi si swappano, faceva il 5. 1 e 2, 1 e minore di 2 si swappano, e quindi ci va il 2, faceva l'1. E poi il 4, stessa cosa, si swappa, quindi 3, 7, 4 e minore di 5, sì, 5, 4, 4 e minore di 2, no, allora abbiamo finito. Questo è l'insertion sort. Qual è la complessità temporale dell'insertion sort?
o grandi nel quadro. Perché? Come lo implementereste? 2 cicli fora. Uno che va dal primo elemento all'ultimo e il ciclo interno che va da quello su cui siamo arrivati fino all'inizio. L'insertion sort è uno di quelli banali, è un algoritmo dinamico nel quadro. Perché ve l'ho spiegato? Beh, intanto è bene saperne, è bene saperlo in generale, ma dovete sapere che poi nella pratica l'insertion sort è il miglior algoritmo di ordinamento per i vettori lunghi tipo fino a 8, 10, 16 anche forse. L'insertion sort in particolare, nella pratica, se contiamo proprio il numero di cicli di clock, è il migliore per vettori molto piccoli. Ok, e questo ci servirà dopo. Ok. Rifacciamo lo shuffle del nostro vettore. Tipo 7, 1, 2, 4, 5, 3. Anche. Anche un binary tree alla fine è come se fosse un insertion sort, o no? No. Non mi risulta. Invece non potevamo usare tipo la ricerca binaria per il secondo for. Certo, il fatto è che poi quando inserisci, quando trovi la posizione, inserisci. Quando inserisci però devi spostare tutti gli altri elementi destra di uno e ti costa uguale. Però sì, assolutamente. Bene, secondo algoritmo di ordinamento, il merge sort. Il merge sort è il primo algoritmo che vediamo, che è un divide et impera. Forte la tecnica divide et impera. Cosa vuol dire? Divide et impera è latino, io non ho fatto latino a scuola, quindi non so veramente cosa vuol dire, ma dovrebbe voler dire tipo divide e conquista, credo. Tra voi latinisti, qualcuno di voi avrà fatto liceo, immagino. E come funziona il merge sort? Diciamo che aggiungo un altro paio di elementi, un po' un bello 0 e un bel 8. Okay. Me ne sarò dimenticato uno, perché 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, non c'è che 6. Come funziona il merge sort? Il merge sort è ricorsivo ed è un divide impera. Come funziona? Allora, intanto il merge sort dice, guarda, se il vettore è lungo 1, ok, se il vettore è lungo 1, allora è ordinato. Che mi sembra abbastanza pacifico come assunzione. Se il vettore non è lungo 1, fa la seguente cosa. Spaccalo in due. Spaccalo in due. Ordina la parte sinistra. Ordina la parte destra. E poi fai il merge. Cosa vuol dire fai il merge? Se tu hai due vettori, sono entrambi ordinati, e vuoi ottenere il vettore che contiene tutti quegli elementi ordinati, tu cosa puoi fare? Beh, parti dal primo di ciascuno dei due elementi, cioè parti dal primo elemento di ciascun vettore, e dici qual è il minore di due? E il minore lo prendi e lo metti nel nuovo vettore e avanzi di uno l'indice su quel vettore. Da dove l'hai preso? E ti chiedi di nuovo, mettiamo che abbiamo preso dall'A e ti dici qual è il più piccolo ora? Il secondo elemento di A o il primo di B? E di nuovo prendi il minimo e lo metti nel nuovo vettore. E vai avanti così finché non hai consumato entrambi i vettori. In questo modo ottieni un vettore che contiene i due vettori mergiati e ordinati. E adesso però voi mi chiederete, ma bene, io adesso qua sto facendo un merge sort dice split in due, ordinali e poi fai il merge. Ma com'è che li ordiniamo? Con il merge. Quando dopo. No, cioè, sì, ok, certo. Ma tipo adesso questo qua com'è che lo ordiniamo? Lo spacchi in due. Rifacendo il merge sort. Sì. Rifacendo il merge sort, esattamente. Quindi adesso abbiamo spaccato il due, siamo di qua, dobbiamo ordinarlo, diciamo, boh, come lo ordiniamo? Riapplichiamo merge sort. Spacco in due. Ora siamo qua, è lungo 2, sappiamo ordinarlo? No. Cosa facciamo? Merge sort. A questo punto abbiamo il vettore contenente solo 7, lo sappiamo ordinare? Si è già ordinato. Sì, è già ordinato, perché è lungo 1. Quindi qua avremo
adesso non so come verrà sta roba, ma avremo 7. Ok, e questa parte l'abbiamo fatta. A questo punto abbiamo 1, è ordinato, perfetto. A questo punto siamo tornati su di un livello e ci diciamo, abbiamo le due parti ordinate, dobbiamo mergiarle. Come facciamo? Prendiamo quindi un puntatore al primo elemento del vettore a sinistra, un puntatore al primo elemento del vettore a destra e diciamo, qual è il numero di due? Beh, 1. Allora 1 sarà il primo elemento e spostiamo il puntatore. Poi ovviamente avrà solamente un elemento il vettore, quindi quando arriviamo in fondo uno dei due vettori, allora poi ci possiamo mettere tutti quelli dell'altro in ordine. Quindi 7. Ok, e a questo punto siamo quindi nel vettore dei primi 4 e la prima metà l'abbiamo fatta. Quindi ora andiamo qua, e stessa cosa, qua verrà diviso, qua andrà il 2, qua andrà il 4, farà il merge e verrà 2, 4, sempre già ordinato, fa la ta. Ok? Quindi poi qua ci avremo 3, 5 e qua 0, 8. Ok? E questo diciamo che è quello che succede al primo livello. A questo punto lui ha entrambe le sue parti, quindi c'ha il primo vettore ordinato che è 1,7, il secondo vettore ordinato che è 2,4. A questo punto dice, beh cavolo, facciamo il merge di questi due. Quindi puntatore qua, e dice, qual è il numero dei due? 1. E allora sposta di nuovo il puntatore. Che è minore fra 2,7? 2. E allora sposta di nuovo il puntatore. Che è minore fra 7,4? 4. Questo è andato e quindi poi rimane 7. Stessa cosa di qua, puntatore qua, puntatore qua, 0, 3, 5, 8. A questo punto siamo all'iterazione iniziale, dove avevamo spaccato inizialmente il vettore, e a questo punto c'è l'ultimo merge di nuovo, dove i vettori però sono questo e questo, mentre qua i vettori erano questo, questo, questo e questo. Funziona nello stesso identico modo, puntatore puntatore, ogni volta ci tiriamo quello più piccolo dei primi elementi, in questo caso è 0, lo copiamo in un nuovo vettore e spostiamo avanti di 1 e ci chiediamo quello è il minore, in questo caso è 1, poi abbiamo 2, poi abbiamo 3, poi abbiamo 4, poi abbiamo 5, poi abbiamo 7 e infine abbiamo 8. E in questo modo abbiamo ordinato il vettore. E questo è il merge sort, che è un divide e impera. Dividi il problema, divide, risolvi questo problema, impera, ottieni la soluzione dai conosciuti problemi. Vai. E se ho il numero di elementi disco? Beh, quello che capiterà è che a volte farai delle divisioni dove magari metti che ne hai 3, e quindi dividerai 1 e 2, e la parte 1 è semplicemente già ordinata. Adesso l'ho fatto così solo perché venisse simmetrico, ma in realtà non cambia niente se dispari. Semplicemente avrai una parte che ha più elementi e l'altra che ne ha meno, ma non è che cambia qualcosa. Il caso base rimane quando è un elemento e lascia la per forza. Ok, questo è il merge sort e adesso vi chiedo, qual è la complessità temporale del merge sort? Se era invece il vettore n, ovviamente. Non è, allora, per carità, non è banalissimo da vedere, effettivamente, se lo pensate a proprio a livello algoritmico. Però vi ha aiutato, cioè la roba che ho scritto qua non è a caso, vi aiuta a capire qual è la complessità dell'algoritmo. Il fatto che vi ho fatto questa tabellina qua aiuta a pensare come calcolare la complessità dell'algoritmo. Vi faccio ponderare sul fatto che questi sono n. N log n. N log n, perché? Cioè il fatto è che ogni volta io devo scorrere esattamente una volta tutto l'array, però
quanti livelli faccio, quante volte scuoto tutte le volte l'array. Log n. Perché anche se sono tipo al penultimo livello dove ho i vettorini da 2, è vero che ho un numero totale di vettorini da 2, ma il numero totale di numeri che sto scorrendo in questi vettorini da 2 in totale è n. Quindi a ogni livello scorro esattamente n elementi, cioè o grande di n, teta grande di n, e questi livelli sono log n, perché ogni volta sto spaccando in 2. Ma quindi sempre la solita solfa, se spacco in 2 ogni volta, in al più log n passaggio ottengo roba da 1. E quindi il merge sort è n log n. Tra l'altro, e questo è un questa è una, non so, è una roba che non so se prendere o meno, una tangente che non so se prendere o meno, tipo ok, la prendo perché è troppo bella per non prenderla. Non so se sapete che n log n, o grande di n log n, è la complessità minima per qualunque algoritmo di ordinamento a comparazione. A comparazione vuol dire che l'unica domanda che fa l'algoritmo è: questo elemento è minore di questo? O maggiore, o meno uguale, o whatever. E n log n è il minimo teorico. La cosa interessante è: perché il minimo teorico? Scusa? Perché non può essere lineare. Perché non può essere lineare? Cambiare degli elementi al fine. E chi te lo dice che non esiste un modo lineare? Cioè dobbiamo dimostrare che non esiste un modo lineare? No, allora ovviamente adesso, cioè, non è che ve lo dimostro, però vi voglio dare l'idea, che è molto carina. Cioè, perché poi tanto la dimostrazione ve la vedrete da lì, quindi è inutile che la faccio io, tra l'altro non me la ricordo neanche bene. Però c'è un'osservazione molto carina che vi fa vedere questa cosa e c'entra con la binary search. Allora, domanda, e questa non so se lo sapete la risposta, ma in caso è abbastanza veloce da far vedere. Se abbiamo un vettore di n elementi, in quanti modi diversi può essere ordinato? Ordinato nel senso di n fattoriale, ok? Quindi se abbiamo un vettore lungo n, ci sono n fattoriali modi diversi in cui potrebbe essere ordinato. E se ci pensate, se voi avete un vettore lungo n, ok, ogni volta che state facendo una domanda binaria, al più potete dimezzare lo spazio di ricerca. Ok? Se voi fate una domanda di risposta sì o no, e lo spazio uniforme, quindi questo è lo spazio di tutte quante le possibili ordinamenti del vettore, questo spazio uniforme, ogni volta che fate una domanda binaria, dove appunto la domanda binaria può essere questo elemento è minore di quest'altro, allora al più dimezzate lo spazio di ricerca. E quindi quello che noi stiamo facendo veramente quando ordiniamo qualcosa è che noi stiamo partendo da uno spazio che è grosso n fattoriale e vogliamo fare delle domande per ridurre questo spazio a 1, ovvero l'unico vettore che garantisce tutte le domande, le risposte a tutte le domande che gli stiamo facendo. Ok? Però le nostre domande abbiamo detto che dimezzano lo spazio di ricerca ogni volta. Quindi vuol dire che il numero minimo di domande che dovremo fare per poter ordinare questo vettore sarà logaritmo di n fattoriale. E la domanda è: quanto fa logaritmo di n fattoriale? Beh, logaritmo di n fattoriale, esiste una cosa abbastanza famosa, non so se l'avete fatta l'analisi, che si chiama l'approssimazione di Stirling, che dice che n fattoriale è asintotico a radice di 2 pi greco n per n fratto e alla n, se non mi ricordo male. Questa è l'approssimazione di Stirling. Dice che per n abbastanza grosso queste due robe sono asintotiche una all'altra, cioè hanno lo stesso asintotico. L'abbiamo fatto anche qua, cosa vuol dire, quindi sapete cosa vuol dire, non lo devo spiegare. E se voi sostituite sta roba qua dentro, quindi se voi calcolate quant'è questo che cancella meglio, se voi calcolate quant'è lo grande di radice quadrata di 2 pi greco n per
n alla e alla n, ok, e questo l'ho ho sostituito sta roba qua a esattoriale che sono asintotici, ok. Se voi calcolate sta roba, e adesso non mi metto a farlo perché la voglio tocca, però si vede abbastanza bene che tipo qua c'è un n che se ne va fuori perché è l'esponente, bisogna fare un po' di magheggi, ma sta roba qua è uguale a o grande di n over n. Scusa, non mi considera. Dov'è? O di log secondo r. Ah, manca un log, manca un log. Ecco, no, se il, e quindi questa non è adesso perché non ho fatto i passaggi, non ho veramente detto bene le motivazioni per cui si può fare sta roba, però concettualmente noi abbiamo visto che quindi il numero minimo di domande che dobbiamo fare per essere sicuri di far scendere questo spazio grosso n fattoriale a 1, cioè l'unico vettore ordinato è log n fattoriale, e o grande di log n fattoriale è uguale a n log n. Quindi vuol dire che se l'unica domanda che noi possiamo fare è questo elemento è minore di quest'altro elemento, allora qualunque algoritmo per forza di cose dovrà fare almeno questo numero di passaggi. E niente, questa era una piccola tangente sul perché è n log n il meglio che si può fare con gli algoritmi di ordinamento a comparazione. Perché con i vettori più piccoli conviene lo stesso insertion rispetto al No, quello invece è un motivo di cache. Ah, ok. Quello è meramente un motivo di cache. Cioè il fatto che l'insertion sort è molto cache efficient. Cache saprete cos'è, immagino. Sì. E quindi per vettori molto piccoli in pratica è molto meglio l'insertion sort. Per vettori molto piccoli. Ok, sì, sì. Ok. E questo è perché, tipo, ad una certa giro, ogni tanto capita che anche l'università, gli studenti girano i miti, ah, ma sapete che hanno scoperto l'algoritmo che ordina il vettore in tempo lineare, in ODN? No. Assolutamente no. A meno che non cambi le regole del gioco. Per quali sono quali le regole del gioco? Che l'unica domanda che possiamo fare è, questo elemento è meglio di quest'altro? Sì. Se le regole del gioco sono queste, non puoi fare meglio di così. Se le regole del gioco non sono queste, potrebbe essere che puoi far meglio di così. Bene. Mi dite l'ora, per favore? 16:11. 16:11 ce la dovrei fare. Comunque ok. Sono andato lì, è sbagliato, ma cioè è sbagliato in 5 minuti avanti. Ok. Ok, sì. Bene. Abbiamo visto ora l'ordinamento, vediamo la selezione e lo vediamo contemporaneamente a un ultimo algoritmo di ordinamento. Cos'è la selezione? Mentre l'ordinamento abbiamo un vettore e vogliamo trovare il vettore ordinato, la selezione è abbiamo un vettore e vogliamo trovare il k-esimo elemento di quel vettore se il vettore fosse ordinato. Ok, quindi immaginate, abbiamo il vettore, immaginate di ordinarlo, ditemi qual è il k-esimo elemento, se fosse ordinato. Ora, banalmente, a sta domanda, già adesso ci sapete rispondere in n-log n. Come? Facendo l'ordinario. L'ordinate e vedete qual è il k-esimo elemento. Ok, però, evidentemente, se vi posto questo problema, vuol dire che si potrà fare in modo migliore. Vabbè, non bisogna ordinarlo. Perché non bisogna veramente ordinarlo, ovviamente. Fino a K. Ok, ma anche là, se tipo vi chiedo qual è il penultimo elemento. Ah no. Oppure se vi chiedo, perché poi mi dice, vabbè, lo ordino dalla fine. Allora se vi chiedo qual è l'elemento in mezzo, vi prego. Cioè qual è il quello a n mezzi. Faccio un eccesso in cosa andrà. E vediamo allora un ultimo algoritmo di ordinamento che può essere cambiato leggermente per farlo diventare un algoritmo di selezione, che è il quicksort.
Ok. Dimmi. Il messaggio soft nella pratica reale, scusa per le tre piccole, emerge, l'ha detto. Poi parlo della pratica reale per quelli grossi, dopo vi ho spiegato questo. Ok. A parte che nella pratica reale, se state usando C e volete ordinare qualcosa, non ve lo scrivete voi l'algoritmo di ordinamento, usate Qsort. Qsort fa la cosa giusta, cioè Qsort fa una cosa che è sicuramente molto meglio di qualunque cosa possiate scrivere voi. Ma perché unisce più algoritmi? No, Qsort no. Sort di CPU sì, ma Qsort no. Beh, il CPU posso comunque copiare C, quindi posso scrivere Qsort. Sì, si può usare sia Qsort che Sort, cioè cambia niente. Nei fini pratici non cambia niente. L'unico linguaggio che by default ha un algoritmo che fa schifo per ordinare è Java. Che io conosca, cioè l'unico linguaggio di programmazione che by default ha un algoritmo quadratico per ordinare è Java. Mi faccio un babbo il Sort. Gli altri no. Allora, Qsort. Quicksort è un altro divide et impera. Questa volta l'idea è leggermente diversa, ma no. Allora, il caso base è lo stesso. Il caso base di tanti algoritmi di ordinamento è lo stesso. Se abbiamo un vettore lungo un elemento, è ordinato. Non direi che non ci sono. Ok. Il quicksort cosa dice? Prendi un elemento del vettore. Tipo prendiamo, insomma, il 4, per dire. Prendi l'elemento del vettore. Ora, di tutti gli elementi che hai, tranne quello che hai preso, tutti quelli minori li metti a sinistra, tutti quelli maggiori li metti a destra. Facciamolo. 1, 7, sì, 5 sicuramente meno. La scelta dell'elemento è casuale. 5, aspetta che ci arrivo. 0, 2, 6, 3. A questo punto, che abbiamo fatto questa operazione, sappiamo che qua abbiamo il 4. Sicuramente tutti gli elementi a sinistra sono minori, perché li abbiamo messi by definition. Sicuramente tutti gli elementi a destra sono maggiori. Ma a questo punto cosa dice Quicksort? Beh, adesso ricorri sugli elementi a sinistra, ricorri sugli elementi a destra. Quindi lo step del Quicksort è prendi un elemento, fissalo in mezzo, ovviamente non è in mezzo, eccetera, fissalo, e poi mette a sinistra in un ordine a caso tutti gli elementi minori e a destra tutti gli elementi maggiori e ricorri. E noi ricorriamo. A questo punto, ovviamente qua ci sarà ancora il 4, perché ormai l'abbiamo fissato qua. Qua ci mettiamo ad esempio il 2, per dire, 2 fissato, mettiamo a sinistra quelli minori e a destra quelli maggiori, 3, 2 l'abbiamo preso, 0, 1, quindi abbiamo il corso di qua, l'abbiamo fatto, ricorriamo anche di qua per avere i livelli poi, mettiamo il 6 per dire, quindi 6 fissato, mettiamo a sinistra quelli minori e a destra quelli maggiori. Bene, a questo punto ricorriamo. Qua ci mettiamo ad esempio, beh, che se prendo 1 prendo lo 0 non cambia niente, prendo lo 0. Ok, qua c'è già l'1, qua il 2 ce l'ha già, qua il 3 è l'unico elemento e quindi questo è il caso base, quindi sappiamo che 3 è ordinato, il 4 l'ho già fissato, il 5 è un solo elemento quindi è lui, il 6 l'ha già fissato e il 7 è un singolo elemento quindi anche lui va bene. Ultima ricorsione, c'era rimasta solo questa, ma questo è un singolo elemento, e abbiamo il vettore ordinato. La domanda che vi faccio adesso è: che complessità ha questo algoritmo? Sicuramente più, cioè, ma lo 0 uguale di n lo n. Sicuramente a questo punto sappiamo che qualunque algoritmo di ordinamento è omega grande di n log n, palesemente. La domanda è: che complessità ha questo algoritmo? N log n. No. Non è n log n. N quadro. Dipende dalla scelta del pivot. Dipende dalla scelta del pivot. Pivot è l'elemento che fissiamo. Pivot è l'elemento che prendiamo.
Perché il fatto che io ho un po' sorvolato, qualcuno me l'ha chiesto, io ho fatto orecchie da mercante apposta. Perché in realtà, prendi un elemento, cosa vuol dire? Boh, cioè, non è, cosa vuol dire a caso, il primo, l'ultimo? Il fatto è che io ho preso degli elementi non a caso qua, li ho guardati bene. Perché ragioniamo un attimo cosa succede se ogni volta, per sfiga, per stronzaggine, per qualunque cosa, io prendo sempre il minore. Io prendo sempre il minore. Cosa succede? Che vanno tutti a destra e non ordinati. No, beh, alla fine si ordina. Ah, beh, alla fine si ordina. Però vanno tutti a destra. Cioè, il fatto è che ogni volta vanno tutti a destra. Ma questo cosa vuol dire? Che il numero di ricorsioni che farò non è log n, è n, il numero di ricorsioni. Ma visto che ogni volta devo scorrere tutto il vettore, viene n per n, e quindi n quadro. Quindi il quicksort è o grande di n quadro, che è il motivo per cui ho detto che il... che su Java, perché Java usa quicksort, potenzialmente, perché poi per carità nella pratica, adesso poi ci arriviamo, in realtà è meglio di così, però potenzialmente il quicksort può andare in quadro e a noi ci interessa il caso peggiore. Ok, adesso parliamo un attimino di vai quanto ho appena detto, anche se si sceglie ogni volta il massimo, certo, non solo il minimo, anche il massimo, ma in realtà tipo viene nel quadro anche se scegli il secondo massimo, per dire, sì, o il secondo minimo, alla fine, cioè, lì. Ok, pensiamo un attimo adesso allora il come migliorarlo. Ci sono, anzi no, prima di migliorarlo voglio, perché ora vi ho presentato il quicksort. Il quick sort, pensate un attimo come farlo diventare un quick select. Cioè il fatto che adesso ritorniamo un attimo al problema della selection. Selection, ho detto, qual è il k-esimo elemento se il vettore fosse ordinato? E beh, e qua tipo, che ne so, se io vi dico k uguale a quinto, ok, ovviamente se lo ordino poi so che questo è il quinto. Ma c'è un modo di migliorare il quicksort per farlo diventare un quick select, in modo da fargli fare meno operazioni, ma che comunque mi sa rispondere alla domanda del select? Selezionando il numero, cioè il numero di pivot, in base alla media tra il minimo e il massimo. No? Parto da un elemento a caso e scorro l'order. Non ho capito? Cioè invece da partire dall'inizio prendo un elemento a caso e lo scorro da lì. No, io non sto parlando di come migliorare il quicksort, perché quello è un modo per migliorare il quicksort. Io sto dicendo cosa possiamo levare del quicksort per fargli fare meno operazioni, comunque rimanendo in un realm deterministico, per farlo diventare un quick select. Cioè, ci sono dei passaggi del quicksort che se dobbiamo fare solo select non ci servono? Scelgo il pivot, mando tutti gli elementi a sinistra e conto quanti ne ho mandati, e poi se è maggiore o minore scelgo un altro pivot. Esattamente, quasi. La prima idea è giusta, la seconda è... Scarto tutti i primi elementi, se il marco invece è capo maggiore scelgo un altro pivot. No, sì, vabbè, ricorre dall'altra parte. Sì, sì, sì. Allora, cosa detto? Qual è la cosa? Noi, quando scegliamo un pivot, poi diciamo, ok, mandiamo tutti i minori a sinistra e tutti i maggiori a destra. Ma a quel punto, noi sappiamo esattamente il pivot in che ordine è rispetto al vettore ordinato. Perché non importa cosa succede a sinistra, non importa cosa succede a destra, il pivot a questo punto è sicuramente il quinto elemento del vettore ordinato. Sì. Perché gli elementi non possono saltare da una parte all'altra. Quindi quando noi fissiamo un pivot, quando abbiamo fatto lo step di fissare il pivot e di mettere gli elementi a destra e a sinistra, noi il pivot sappiamo esattamente a che posizione sarà alla fine. Ma allora cosa vuol dire? Una volta preso un pivot, indipendentemente da come lo prendiamo, poi vedremo appunto i modi per prendere un pivot, ma indipendentemente da come lo prendiamo, prendiamo un pivot, se noi stiamo cercando
un elemento che è minore della posizione del pivot, allora non ce ne frega niente della parte destra. Noi possiamo ricorrere solo sulla parte sinistra. Di contro, se noi abbiamo un pivot che è, se stiamo cercando un elemento che è maggiore dell'indice del pivot, non ce ne frega niente della parte sinistra. Tanto, indipendentemente da come sono ordinati, saranno sempre quelli. E quindi ricordiamo solo sulla parte destra. Se invece abbiamo l'indice del pivot che è uguale all'indice che stiamo cercando, abbiamo finito, è per forza lui. Quindi noi possiamo ogni volta non dover ricordare entrambe le parti, ma scartare una metà. Domanda: quick select che complessità? Quick select a complessità n quadro. Perché se ogni volta il pivot è il minore e noi stiamo cercando l'ultimo elemento, comunque dobbiamo fare n quadro operazioni. Quindi dite, vabbè, l'abbiamo migliorato, ma fanno ancora schifo entrambi. Riperoni. Qual è la cosa che vorremmo assicurarci per cercare di migliorare questi due algoritmi? La selezione del pivot. La selezione del pivot, ovviamente. Ma idealmente dove vorremmo che fosse il pivot? In mezzo. Idealmente noi vorremmo prendere l'elemento mediano, l'elemento mediano, quindi quello che è esattamente metà elemento destra, metà elemento sinistra, come pivot. A questo punto vi chiedo, immaginate che abbiamo l'oracolo che ci dice questo è il mediano di questo vettore. A questo punto la complessità come cambierebbe? Quanto sarebbe la complessità del quick sort e quella del quick select? Allora, sì, quella del quick sort è l'elemento mediano, poi il mediano che ci danno, qual è la mediana del vettore? Metà. È l'elemento a metà. L'elemento che se lo ordini a metà. Cioè assumi che tu sai trovare istantaneamente l'elemento mediano, ok, e usi quello come pivot. Come cambia la complessità dell'algoritmo? Dei due algoritmi, anzi. Allora, il quick sort diventa n log n. Perché? Perché ogni volta si divide sempre di più lo spazio. Dillo più preciso. Si il fatto che ogni range ogni volta si dimezza, e quante volte si deve dimezzare un range prima che arriva a 1? La parte superiore di log. Log n, esatto. Ogni volta quanti elementi dobbiamo iterare? N. N, e quindi n log n. Quindi se noi sapessimo prendere esattamente la mediana ogni volta, allora l'algoritmo diventerebbe n log n. E il quick select? Log n. Come fai a essere log n? No, log n per log n. No, anche qua dovete rispolverare un pochino le conoscenze di analisi per rispondere a questa domanda, perché spoiler, c'è una serie geometrica dietro. Ricordate che nel quick select noi non dobbiamo ricorrere da entrambe le parti, ogni volta scartiamo metà. Quindi partiamo con un vettore lungo n, facciamo il passo di pivot e ne abbiamo appena scartato metà e ricorriamo sull'altra metà e poi continuiamo così finché non arriva un singolo elemento. No. Scusa, il primo passo quanto ti costa? N. Il secondo passo? Il terzo? Però li faccio. Quant'è la somma di n più n mezzi più n quarti più n ottavi? Quant'è la serie geometrica? 1 fratto 1 numero n. Eh? Non è 1 fratto 1 numero n. La complessità della serie. Perché 1 fratto 1 numero q. Cioè, ok, sì, nel senso. 1 fratto 1. E quant'è sì, quindi? Quanti passaggi faccio in totale? Quanto fa la somma da i uguale a 0 fino infinito di n fratto 2 alla i?
Oh, sta roba quanto cispola fa? Questa analisi, cioè nel senso, parliamo. Fa zero. Ma che fa zero? Due N. Questa roba fa 2 N, questa roba è uguale a N per... L'N non è legato all'indice, quindi questo si può portare fuori. Questo N per sommatoria da I uguale a 0 fino all'infinito di un mezzo alla I, e questa roba è 1 fratto 1 meno Q, dove Q è un mezzo. E 1 fratto 1 meno Q è 2, e quindi 2N. E quindi è uno grande di N, non è N, è uno grande di N. La sommatoria quella la fa 2N. Ok, quindi il quick select, se potessimo prendere ogni volta la mediana, ci metterebbe O grande di N. Quindi se avessimo la magia della mediana, allora sì, cavolo, che il quick sort e il quick select migliora la situazione. Riusciamo a farlo direttamente nel narrow gain, ma vabbè, ce l'aspettavamo che fosse nel narrow gain. Ma il select, riusciamo a farlo in lineare. Però la magia non ce l'abbiamo. La magia dobbiamo crearcela. E ci sono due modi per crearsela. Una che segue la via del randomizzato, e invece un'altra deterministica. E vi vorrei raccontare entrambe. Una è molto semplice, quindi ci mettiamo poco. L'altra è più complicata, ma è molto carino sapere sta roba. Qual è la via randomizzata? Se voi avete dei numeri, questa adesso ve la faccio un po' all'acqua di rose, perché per farla vera più formale dovreste aver fatto statistica, che non credo che avete fatto. Sì, no. Avete fatto? Sì, allora, sì. Allora vi chiedo a voi: se voi avete un range uniforme, ok, da A a B, e prendete un elemento a caso, qual è il valore atteso? Se avete un range da A a B e prendete un elemento a caso, qual è il valore atteso di questo elemento? B meno A fratto 2. Quindi se il range è uniforme, voi prendete esattamente la mediana. Qual è il problema? Che qua non è assolutamente detto che il range sia uniforme. Questo è uniforme, ma perché l'ho fatto io apposta. Ma se voi avete un range dove tipo tutti i numeri sono 4 e poi c'è un 7, se prendete un elemento a caso prenderete un 4, essenzialmente. Questa è un po' come dire, estrema. Però in generale, non è detto che un vettore sia un range uniforme. La via randomica è fregarsene e prendere comunque un elemento a caso e sperare che questo elemento sia abbastanza vicino alla media, nel caso medio, alla mediana, nel caso medio. E quindi a questo punto possiamo parlare del fatto che quicksort, se prendete un elemento random come pivot e quickselect, ha complessità media randomizzata O grande di Ender of N, XORT, e invece una complessità media randomizzata O grande di N, QuickSelect. Quindi questa è la risposta semplice al problema del pivot. Prendo un elemento a caso. Se i numeri sono abbastanza uniformi, non devono neanche essere uniformi in realtà, bastano che abbiano una qualunque distribuzione dove il valore atteso di prendere un elemento fuori da quella distribuzione sia vicino alla mediana. Quindi non deve essere per forza una uniforme, potrebbe essere anche una gaussiana, potrebbe essere, cioè ci sono tante distribuzioni che hanno l'elemento medio che coincide col mediano. E io spero che la distribuzione del vettore sia una di quelle. Ma se non volessimo usare la randomness, possiamo fare questa cosa in modo deterministico? La risposta è sì. Però prima di farlo, suspense, voglio prima fare il terzo argomento di oggi, che invece è molto più leggero, che è una cagatina,
per poi, poi se ho ancora tempo faccio questo qua, che è il primo algoritmo un pochino più avanzato che faremo, che è anche abbastanza recente, ovviamente abbastanza recente, vuol dire tipo negli ultimi 50 anni, che è l'algoritmo Median of Medians di Tarjan, che è molto carino. E però prima vediamo il terzo argomento di oggi, così finisco la parte core e poi vediamo quell'altro. Ricordatevi che all'esame potete portare degli appunti importanti. Possiamo portare o non possiamo? All'esame potete portare gli appunti. Ma anche in formato PDF? No, cartacei. Per forza. Per forza. Ok, terzo argomento di oggi. Volevo farvi vedere un po' di proprietà dell'aritmetica modulare. Il problema, lo dico subito, è che tipo io mi ricordo abbastanza poco dell'argomento, quindi sarà un po' riscoprire le cose insieme. Ok, bene. In particolare c'è una roba che mi ricordo, che se avessi avuto il telefono avrei guardato sul telefono adesso, ma spero che la cosa che mi ricordo nella testa è quella giusta. Però in caso la riscopriamo insieme. Cioè, fai un flap dial. Eh? Fai un chuck, poi ci improvviso l'audio. Perché? No, niente, te lo ricordo così randomicamente. No, l'ho fatto. Non voglio. Allora, nei problemi che avete visto venerdì, cioè quelli che abbiamo fatto ieri, avrete visto che due dei problemi ci hanno che la risposta deve essere data in modulo 19, no, 19 più 7, miliardo 7, sì, miliardo 7. Perché? L'ho spiegato, perché a volte ci sono problemi di combinatoria dove la risposta potrebbe essere giganorme, e per giganorme intendo magari anche tipo un Googleplex 10 alla 10 alla 100, che tipo tanto. Non so se conoscete un po' di numeri grossi, quelli famosi, vabbè, ci sono, c'è il Google che appunto è 10 alla 100, il Googleplex che è 10 alla 10 alla 100, il numero di gram che è tipo 3 alla 3 alla 3 alla 3 alla 3 troppe volte. E il mio preferito è il Busy Beaver. Vabbè, ok, Busy Beaver di numero di gram, ti va bene? Ok. E comunque ce ne sono tanti. E tra l'altro, quanto fa il numero di gram modulo 3? 0. Scusa, se un numero è 3 alla 3 alla 3 alla 3 alla 3. Qual era? Vabbè, ciao. E ok. E quindi perché appunto c'è un problema dove la risposta deve essere molto grossa e quindi non puoi darmela perché è troppo grossa, e io comunque voglio verificare in qualche modo che la risposta che tu mi hai dato non sia una risposta a caso, che sia corretta. Allora si usa il modulo. Il modulo cos'è? Il modulo informatico, non il modulo matematico. Il modulo matematico è il valore assoluto. Il modulo informatico è il resto della divisione tra il numero in questione e un numero dato. Di solito si usa 1.007.000, poi ci entriamo nel perché. Sapere semplicemente che 1.007.000 è un numero primo, ed è importante questa cosa. Perché proprio il modulo? Perché il modulo ha delle buone proprietà rispetto alle operazioni base. Ovvero, cosa preferite, notazione matematica o informatica? Informatica. Informatica? Ok. Allora, perché? Tipo, la prima proprietà è che A più B modulo M è uguale a A modulo M, ok, sì, più B modulo M, tutto quanto modulo M. Quindi, se noi dobbiamo sommare dei numeri e potenzialmente appunto la somma, adesso qua c'è A più B, potrebbe essere tipo A più B più C più D più E più una marea di numeri, se questa somma diventa giganorme, ma io voglio sapere solamente la risposta alla fine in modulo M, io non devo calcolare prima il super numero e poi fare il modulo M, io posso ogni volta
riprendere la risposta e rifarla a modulo m, sommare le varie risposte parziali e rifarle in modulo m, e quella risposta che ottengo alla fine è uguale a come se avessi calcolato il supernumero e poi aver fatto modulo m. Questa proprietà vale per la somma. No, sì, ciao, va bene. Questa proprietà vale per la somma, vale anche per il prodotto. A, A e B, per semplicità sto assumendo che siano naturali. Ogni volta che parlo di A e B, naturali, e anche M naturale. Non, facciamo finta che non esistano numeri negativi. E quindi per la somma e per la moltiplicazione questa proprietà vale e ci piace. Vediamo adesso le altre, le altre tre operazioni come si comportano, che sono quindi la sottrazione, la divisione e l'elemento potenza. Allora, cominciamo con la sottrazione. Come vi dicevo, è importante che tutti questi A e B rimangano sempre numeri naturali, non vogliamo negativi. E allora vi chiedo, come calcoliamo A meno B modulo M? Perché il fatto è che se B è maggiore di A, questo numero va sotto. Intanto pensiamo un po' cosa vuol dire un numero negativo modulo qualcosa. Cosa vuol dire tipo meno 1 modulo 7? Perché il modulo va pensato come un orologio. L'orologio, se pensiamo alla lancetta dei secondi o dei minuti, è una roba modulo 60. Perché? Perché se io arrivo al 59esimo minuto e faccio più 1, io non vado al 60esimo, vado allo 0. Ok? A questo punto quindi vi chiedo, sull'orologio cosa vuol dire meno 1? 59. Ok? Se io sono a 0 e torno indietro di 1, vuol dire che vado a 59. Quindi, cosa vuol dire? Quindi meno 1 modulo 7 ovviamente vuol dire 6, come meno 2 modulo 7 vuol dire 5. La domanda è, cosa vuol dire? Anzi, facciamolo ancora più semplice. Cosa vuol dire meno A modulo M? M meno A. M meno A. Assumendo che A è tra 0 e M, mi raccomando. Come tra 0? Come fa ad essere negativo se è tra 0? Perché è meno A. Ah, vuoi. È M meno A. Ma quindi vuol dire che se devo fare A meno B modulo M, sempre assumendo, tanto se non sono in questo range ci potete portare facendo un modulo m, quindi assumiamo sempre che siano dentro 0m. A meno b cosa sarà? Sarà a più m meno b. Perché meno b in realtà è m meno b in modulo m. E quindi la sottrazione ce la caviamo tranquillamente, la sottrazione è banale. La prima cosa, la cosa che non mi ricordo in realtà, è la divisione. Come facciamo a dividere il modulo m? Adesso lo facciamo perché io mi ricordo una cosa, adesso proverò a fare un paio di calcoli per vedere se torno nei conti e in caso invece lo guardo su internet, o lo ricavo perché mi ricordo come di ricavarlo. Allora, intanto notare che la divisione in quelli che si chiamano anelli, quando intendo un sistema modulo m, il nome matematico di questa roba è anello, dovreste averlo fatto tra l'altro, anello ad algebra, boh, come abbiamo fatto matematica discreta, ok, comunque si chiamano anelli per la cronaca. La divisione funziona in modo un po' particolare, perché tipo cosa vuol dire diviso 2? Non ci sono le frazioni. E quindi diviso 2 è trovare quel numero tale per cui facendo per 2 ottieni il risultato.
Questa è la definizione, cioè, però la definizione di divisione in realtà. Cioè la divisione è dividere per 2 vuol dire trovare quel numero tale per cui facendo per 2 ottieni il numero originale. E in un anello è la stessa cosa. Se devo calcolare quanto fa A diviso B, ok, in modo M, questo, adesso cominciamo a usare la notazione matematica perché mi viene meglio. Se devo calcolare quanto fa A modulo B diviso M, quello che veramente sto facendo è che voglio trovare quel numero X tale che X per il numero che il numero X tale per cui X per B fa in modulo M. Ok? Tutto in modulo M. Quando si dice mod n è tutto mod n. La notazione matematica, quando trovate una equazione matematica e alla fine c'è scritto mod n, vuol dire che tutto è mod n. Questa è la notazione matematica. Ok, ad esempio, per dire, se io voglio fare un mezzo modulo 7, quanto fa un mezzo modulo 7? Boh, non so, adesso proviamo a calcolarlo, tanto sarà l'esempio per vedere se mi ricordo la formula. È quel numero che per 2 fa 1. Tra l'altro è 4, sì, è 4. Perché 4 un mezzo modulo 7? Perché 4 per 2 fa 8, che il modulo 7 fa 1. E quindi un mezzo modulo 7 è 4. Sì, un po' da la prima volta che lo senti sta cosa, un po', ma davvero? Sì. E negli anelli la somma riesce a guardarla, la moltiplicazione riesce a capirla, la sottrazione pure, la divisione comincia a essere un po' astratta. Però se pensate alla definizione, risulta effettivamente la definizione, quel numero che è moltiplicato per il risultato dà il numero originale. Bene, come faccio a trovare, quindi come faccio a fare A diviso B? In generale non si può. In generale non si può, ci sono solo dei casi particolari in questo cui è possibile. In realtà ci sono tanti casi in cui questo è possibile, ma noi ce ne frega solamente uno. Noi guardiamo solamente il caso in cui il modulo sia un numero primo. E qua torna come si chiama? Il fatto che m sia 1.007.000, che è un numero primo. Ok? Ok. Ok. Adesso io proverò a scrivere la formula, proverò ad applicarla, proverò a vedere per 2 o 3 numeri si viene la roba giusta. Perché se mi ricordo, e poi magari provo anche a cavarla di nuovo, il calcolo da fare per trovare, in realtà quello che vogliamo trovare adesso non è tanto fare A diviso B, ok? Ma è, vogliamo trovare la tanto equivalente, quanto fa A alla meno 1 modulo M, ok? Che è equivalente perché ovviamente se fai tipo A per B alla meno 1 è uguale a fare A diviso B, ok? Quindi vogliamo trovare quanto fa A alla meno 1 modulo M. E quello che io claimo, e che adesso andiamo a verificare, è che A alla meno 1 modulo M è uguale a A alla M meno 2 in modulo M, se M è primo. Ok, controlliamo se questa cosa funziona. Prima ho cercato di fare un mezzo modulo 7. Ok, vediamo se è vero. Abbiamo trovato prima che l'inverso moltiplicativo di 2 è 4. L'inverso moltiplicativo è quel numero alla meno 1. Vediamo se funziona. 2 alla quinta fa 32, modulo 7, ditemi che fa 4?
28 fa 4? Fa 4, quindi potrebbe essere anche giusto. Ne proviamo un altro per convincerci. Tipo, qual è l'inverso moltiplicativo di 3 numero 7? Qual è quel numero che per 3 è, qual è quel numero? Ma in realtà c'è un altro modo abbastanza facile per vederlo. Possiamo calcolare sta roba, poi provare a moltiplicarla per se stessa, deve fare 1, perché A per A meno 1 deve fare 1. Quindi 3 alla 3 alla settima, no, non 3 alla settima, scusatemi, 3 alla quinta. Fatemelo voi, perché 3 alla quinta non faccio niente. È tipo 3, 9, 27, 81, 273. 43. Davvero, per poco. Ok, 243 modulo 7? 5. 5 per 3? 15 modulo 7? 1. È tornato. Quindi abbiamo visto che 3 alla meno 1 in modulo 7 fa 5. Per verificare che effettivamente abbiamo fatto la cosa giusta, ovviamente 3 alla meno 1 per 3 deve fare 1, perché 3 diviso 3 fa 1, e 5 per 3 fa 15, in modulo 7 fa effettivamente 1. Quindi mi sono ricordato la formula giusta. Quindi, se il modulo è primo, perché in realtà la cosa che ero, non mi ricordavo se era meno 2 o meno 1, però potrebbe essere meno 2. Ma d'altronde, tipo, se ti, cioè, tipo per dimostrarlo, puoi fare una cosa tipo che moltiplichi tutto. Vabbè, esercizio a casa di dimostrare queste cose. Boh, cioè, c'è qualche roba che tipo moltiplichi qui tipo A alla M uguale a 1, e quindi se fai per A succede la roba, ma sti cavoli, non siamo ad algoritmi, siamo sfide di programmazione, noi ci basta che le cose funzionino e ci va bene. Quindi se M è primo, noi sappiamo dividere in un anello con il modulo, perché però deve essere un primo, se no sta roba non funziona. Ok, e quindi si apre a fare la divisione. L'ultima cosa che ci manca è la potenza. La potenza, quindi abbiamo la potenza, cosa abbiamo? Avremo una A alla B in modulo M. In realtà sta roba si può già farla. Come la fate? Dove i B sono naturali, ovviamente. Per la proprietà di prima della moltiplicazione, cioè, assumo che B sia A e la ripeto. Cioè, sì, cioè fai A per A per A per A per A di volte, ogni volta prendi il modulo delle coppie e vai avanti così. Esattamente, questa cosa la sapete già fare. Perché è una roba che vi dico? Perché questa roba è qua, orecchie per il caso Huge di bagno. Questa roba qua si può fare molto meglio di così. Quel metodo là, quanto ci mette? Ci metterà o grande di B, giusto? Perché dobbiamo fare B moltiplicazioni. Vediamo se riusciamo a farlo in modo migliore. Io adesso vi darò una ricorsione che calcola alla B e vediamo come funziona e perché è magica. Allora, caso base io vi propongo che A da 0 è uguale a 1, che mi sembra legittimo. Poi vi propongo la seguente cosa: A alla 2b più 1 è uguale a A alla 2b per A. E anche questo mi sembra più che legittimo. Qua non sto scrivendo modulo M ogni volta, non lo sapete, modulo M tutto qua. Adesso arriva la parte interessante. A alla 2b, io vi dico che è uguale
a A alla B per A alla B, che mi sembra abbastanza, posso dire, sembra abbastanza autoevidente. Qual è la cosa che succede però adesso? Che se io voglio calcolare 2 alla 100, mettiamo, io voglio calcolare 2 alla 100 in modulo 7 sempre. Prima cosa dovevo fare? Dicevo, guarda, 2 per 2 100 volte. Proviamo ad applicare questa ricorsione. Quindi abbiamo 2 alla 100. 2 alla 100 è, la possiamo scomporre come 2 alla 50 per 2 alla 50. E boh, sappiamo come calcolarlo, andiamo avanti. 2 alla 50 lo scompongo come 2 alla 25 per 2 alla 25. Non so come andare avanti, 2 alla 25 diventa 2 alla 24 per 2 alla... no, per 2, fine. 2 alla 24 diventa 2 alla 12 per 2 alla 12, eccetera eccetera eccetera. Ok, ovviamente di una certa che abbiamo al caso base cominciamo a risalire. Qual è la cosa base? Che una volta che tipo noi abbiamo calcolato qua 2 alla 12, io non devo ricalcolare 2 alla 12? No, ce l'ho già. Ce l'ho già? No. Ma quindi quante moltiplicazioni faccio in tutto? Va bene. Eh? Quante moltiplicazioni c'è? Quante moltiplicazioni faccio in tutto? Log 2 di B. Log 2 di C. Allora, o me lo dite, allora, quando mi dite queste risposte, o me lo dite con gli o grandi, oppure me lo dite precise, a vostra scelta. Log grande di log 2 di B. O log B, la base non conta niente. Sono, in realtà riuscite a fare questa roba in o grande di log di B. Perché? Perché l'unica idea che c'è, data questa ricorsione, l'unica idea è che se noi abbiamo una potenza pari, cioè una potenza con esponente pari, noi possiamo scomporre in una moltiplicazione fra due cose più piccole, che sono grosse la metà esponente, dove però a noi ci interessa calcolare solo una. Perché tanto una volta che abbiamo calcolato questo 2 alla 25, che sarà un qualche numero, piccolo, perché siamo in modulo 7, ok, riapplichiamo il modulo ogni volta, sarà un qualche numero da 0 a 6, quello poi dobbiamo fare per 2 alla 25, eh? Non è che dobbiamo ricalcolare quanto fa 2 alla 25, lo sappiamo, ce l'abbiamo già, è lui. Basta che facciamo quel numero al quadrato, ma quel numero al quadrato è una moltiplicazione. Invece quando abbiamo un numero dispari, allora in quel caso, vabbè, dobbiamo spaccarlo in quello meno 1 e l'altro. Però sicuramente una delle due parti dovrà essere pari. Quindi questo cosa vuol dire? Che ogni volta che becchiamo un numero pari, allora dimezziamo, e ogni volta che becchiamo un numero dispari, allora dobbiamo fare una moltiplicazione in più, ma poi otteniamo un pari. Ma questo vuol dire che allora per qualunque esponente b possiamo calcolare 2 alla b modulo m in al più 2 log b moltiplicazioni. E questa è un'idea abbastanza... Adesso applicare questa cosa, si chiama, questo algoritmo si chiama FastExp, per la cronaca, o ModExp, e si usa appunto per calcolare A al numero grosso modulo B, perché il fatto che con questo puoi calcolare molto velocemente anche tipo A al 10 alla 18 modulo M, perché tanto l'algoritmo 10 alla 18 ne è tipo 60, e quindi è una cosa fattibile a quel punto. Però questa idea qua è che è più generale, che appunto può essere applicata anche nel problema bagno, nel pastoramento, no? Nel caso Huge, è che a volte troviamo delle ricorsioni che magari non hanno solo un caso generale, qua ne hanno due, cioè due passi generali, uno per B dispari e uno per B pari, dove magari in uno dei due casi sappiamo dimezzare, sappiamo rendere molto più semplice il problema in un solo passo, e invece a volte dove dobbiamo fare un mini magheggio per ricondurci al caso bello. E niente, questo è come si fa la FastExp o ModExp, quindi il calcolare A al numero grosso modulo M, e il fatto che tutte le moltiplicazioni ci costano tempo costante perché i numeri sono piccoli, i numeri ci stanno tra 0 e M, quindi se M è 1 miliardo e 7,
tutti i numeri ci stanno in un int. E per fare una moltiplicazione tra i numeri grossi int senza sforare, basta usare il long long int. Perché sennò fate overflow, ovviamente. Sennò potenzialmente, se moltiplicate 1,6 miliardi per 1,6 miliardi in un int, fate overflow e quindi vi dà la risposta sbagliata. Però essendo che due interi, la progressione tra due interi ci sta in un long long int, basta usare il long long int, se avete un modulo 1,7 miliardi ci sta. Bene. E questo conclude il chapter matematica modulare. Se abbiamo tempo e se avete voglia, facciamo l'ultimo argomento, che è quello che abbiamo lasciato prima da parte. Vediamo un po' che sono. 59. Quick poll, volete andare a casa o volete sentire questo argomento? Io sono fuso. Quanto dura? 10 minuti, un quarto d'ora. Allora facciamo così, mi dispiace, io lo faccio, perché così almeno lo lascio nella registrazione. Sì, no, esatto, ma adesso ricordiamo. Perché tanto con questo concludo questa parte, almeno così ci posso andare avanti senza regretto. Bene, ultima roba. Eravamo quindi al quicksort, riprendiamo il quicksort, e vogliamo trovare la mediana in modo deterministico. Spoiler, non si può. Il fatto è che però a noi non ci serve veramente la mediana. Anche se ci prendessimo non la mediana precisa, ma una roba che è abbastanza vicina alla mediana, e per abbastanza vicina alla mediana intendo che è in un range percentuale abbastanza vicino alla mediana, tipo, che ne so, mediana più o meno 10%, mediana più o meno 20%, per dire. A noi ci va bene uguale, perché se rifate il calcolo con la geometrica, per il select ad esempio, vedete che anche se prendete una roba che non vi scarta sempre la metà, ma vi scarta sempre tipo almeno il 30% del vettore, comunque c'è una costante, perché non sarà uno fratto, non sarà un mezzo a qualcosa, magari sarà un terzo a qualcosa, magari sarà due terzi a qualcosa, ma qualunque costante minore di 1, la geometrica dà una costante. Per qualunque ragione della geometrica minore di 1, quella c'è comunque una costante. E quindi il quick select e quant'altro rimangono comunque, il quick select rimane comunque lineare. Esiste un algoritmo che si chiama median of medians di Tarjan, si chiama Tarjan, che si aveva scoperto, che è un nome che sentirete molto soprattutto nella parte di grafi, perché tipo tutti gli algoritmi di grafi li ha fatti lui quasi. E questo algoritmo non trova la mediana, dato un vettore non trova la mediana, ma trova un valore che è tra il meno 20 e il più 20% come posizione rispetto alla mediana. Quindi non è la mediana, però è una cosa che, se questo è il vettore, vi trovo un elemento che sicuramente è tra il trentesimo percentile del vettore e il settantesimo percentile del vettore. Quindi vi trovo un qualche valore che sicuramente è qua in mezzo. Quindi l'unica cosa che vi assicura è che voi, se usate quell'elemento per il quicksort o per il quickselect, vi scarta tre decimi del vettore ogni volta, che è meno di un mezzo, ma ci va comunque bene, perché la serie geometrica, con invece di un mezzo, tre decimi, comunque dà una costante davanti a quell'n, e quindi non va bene uguale. Cioè, al peggio ci prende... Alla peggio scatta solo questo pezzettino qua, okay. Potenzialmente di più, però alla peggio, invece di scattarci metà, ci scatta solamente tre decimi del vettore. Che è comunque... Che è comunque una frazione costante, ci va comunque bene. Okay. Come si chiama il tizio? Tarjan. Scritto? T-A-R-J-A-N. Come funziona l'algoritmo median of medians? In realtà è un algoritmo ricorsivo, semplicino da descrivere, non così semplicino da implementare, ma semplicino da descrivere. Se abbiamo un vettore di al più 5 elementi, allora prendiamo la mediana in modo brute force.
Cioè brute force in questo contesto vuol dire ordiniamo il vettore con un insertion sort tipo. Se abbiamo al più 5 elementi, ok, ordiniamo il vettore con un insertion sort e prendiamo il terzo elemento. E a quel punto, vabbè, è la mediana. Quindi questo è il caso base. Il caso base è quindi se abbiamo 5, al più 5 elementi, prendiamo la mediana ordinando e prendendo la mediana. Cosa succede se abbiamo più di 5 elementi? E questo è il passo generale. Ok, abbiamo il nostro vettore che è più lungo di 5 elementi. L'algoritmo Made of Media Speed Argent cosa dice? Bene, dividiamo il nostro vettore in pezzettini da 5 elementi. Quindi, primi 5, altri 5, altri 5, altri 5, altri 5, e così via. E lasciamo l'ultimo. L'ultimo magari è più piccolo, ma sti cavoli. Ok? Primo step, quindi dividiamo il nostro vettore in pezzettini da 5. Ordiniamo con l'insertion sort ogni pezzettino. Quindi ordiniamo questi 5 elementi, ordiniamo questi 5, questi 5, questi 5, e così via. Ok? E questa cosa vi faccio notare ci costa lineare, perché l'insertion sort su 5 elementi sarà un qualche numero costante di operazioni, ma un numero costante di operazioni perché sono 5 elementi fissati. E ultimo step, l'algoritmo di Tarjan dice crea un nuovo vettore prendendo la mediana di ogni pezzettino. Quindi prendiamo questo elemento, lo mettiamo nel prossimo vettore, questo elemento lo mettiamo nel prossimo vettore e così via. E li mette ordinati? No, 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 nel, cioè prendiamo, noi abbiamo ordinato questo pezzettino, prendi l'elemento, metti un nuovo vettore, nell'ordine dei pezzettini, sì, sì. Non ordinandoli. Ripeti? Fin quando non si arriva al fin quando non si arriva a un vettore di 5 o meno. Cioè praticamente cosa sta facendo? Prende un vettore lungo n e sta creando un nuovo vettore che sarà lungo n quinti, perché prende un elemento in 5. Se c'è un sacco di memoria, cioè se n è molto grande, ti fai 50.000 vettori. Ma ogni volta è grosso un quinto il vettore dopo. Ed è allocchi l'altro. Ed è allocchi l'altro ovviamente. Ma questo vuol dire che tra l'altro la memoria totale utilizzata è lineare, perché è sempre una geometrica di ragione un quinto. Ma puoi eliminare da quello che. Ma non è lineare comunque che scorre in array, cioè fai pezzettini lineari ma che comunque vanno da tutto l'array. In orbita? Devo dividere in 5 pezzettini ogni volta. No, non in 5 pezzettini, in pezzettini da 5. Sì, 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 pezzettini da 5 ogni volta, ma devo dividere tutto l'array per pezzettini da 5. Tu dividi, prendi l'array e prendi i primi 5 elementi, poi i secondi 5 elementi, cioè poi dal sesto al decimo, dal undicesimo al quindicesimo, così via. Ciascun pezzettino lo ordini internamente, solo lui internamente, quindi devi ordinare 5 elementi ogni volta. E poi di ciascun vettorino, di ciascun pezzettino, prendi il terzo elemento. E tutti i terzi elementi non metti in un nuovo vettore. Uscirà un nuovo vettore che sarà grosso n quinti. Ripeti, rifai la stessa cosa, rifai la stessa cosa, rifai la stessa cosa, finché non ti esce un vettore lungo 5 o meno. La mediana di quel vettore è la median of medians, che è un valore che è garantito essere tra il trentesimo e il settantesimo percentile del vettore originale. Mi spieghi perché non è necessario avere un tipone di mediana precisa e precisa, non possiamo avere appunto questo intervallo di curva? Perché tu alla fine cosa ottieni? Tu alla fine ottieni quindi un valore che nel vettore originale, se l'avessi ordinato, sicuramente è tra qua e qua, dove idealmente tu avresti potuto prendere questo. Sì. Idealmente tu volevi questo. Perché invece questo algoritmo alla fine ti dà un valore che è tra qua e qua. Questo cosa vuol dire? Che adesso quando fai quick select non scarti più metà, ma nel peggiore dei casi scarti almeno o questo per forza, perché sento che il valore che prendi è qua in mezzo,
nel quick select scarti sicuramente almeno o l'ultimo 30% o il primo 30%. Questo cosa vuol dire? Se quindi prima il quick select i vettori quanti erano grossi? Erano grossi n mezzi, n quarti, eccetera. Adesso quanti saranno grossi? Saranno grossi n per 7 decimi, n per 7 decimi al quadrato, n per 7 decimi al cubo, e così via. Alla peggio, diciamo. Alla peggio. Però il fatto è che la sommatoria per k uguale a 0 fino all'infinito di n per 7 decimi alla k comunque è uno grande di n. Quindi non importa che noi non scartiamo esattamente metà ogni volta, il fatto che questa roba di scartare un pezzo funziona fin tanto che noi scartiamo una porzione che è una frazione costante del totale, cioè ovvero finché il 1 meno la frazione che scartiamo è un qualche numero maggiore di 0. Dimmi. Ma la complessità di un servizio del tavolo, sì, non è o di n? No, non è o di sì, è o di n. Perché o di n intanto? Perché Tarjan la prima volta quante operazioni farà? O grande di n? La seconda quante ne farà? O grande di n fratto 5. N quinti, n venticinquesimi. C'è la serie. E per lo stesso argomento, quindi o grande di n. Ma quindi se noi il pivot lo scegliamo con questo, lo scegliamo con Tarjan, cosa cambia? Tanto comunque noi dovevamo scorrerli comunque tutti gli elementi per poi ordinare sinistra e destra del pivot. Quindi comunque facevamo uno step lineare ogni volta, ma questo anche lui è lineare, quindi ora invece di fare uno step lineare ne facciamo due. E quindi la... rimane comunque n dove n è n. Che comunque ho n. Quindi con l'algoritmo median of medians di Tarjan noi possiamo trasformare il quick select che è n quadro in intro select che è n log n. Intro select è quick sort con questo algoritmo per scegliere il pivot e questo è garantito essere n log n. E il quick select lo possiamo trasformare in intro select che è il quick select però usando come pivot quello trovato con median of medians e quindi quello è deterministico grande di n. Cosa succede se invece di prendere blocchetti da 5 ne prendo blocchi più grandi? Allora, questa roba in realtà è una roba interessante del paper dove ha fatto questo algoritmo. Se mi ricordo bene, tipo con 3 non funziona, con numeri pari non funziona, e dovrebbe funzionare con tutti i numeri dispari maggiori di, da 5 poi. Ma quindi spostando questo 5, bisogna diventare 7, 9 o quant'altro, cioè cosa succede? Quello che succede è che più è grosso il numero, più diventerà preciso il range, ma più aumenterà il fattore costante della geometria. E quindi su ci metterà un fattore costante di più, però troviamo un risultato più preciso. Quindi può avere senso spostare questo fattore in base alla sicurezza che ne trovo, in base a quanto può essere grande. Boh, può darsi. Comunque lo vuoi costante, comunque vuoi che sia costante, a scelta a priori. 5 è il valore standard, perché è il più piccolo che funziona. Ah, certo, perché 3 non funziona. 3 non funziona. Okay. I pari non funzionano, quindi 5 è. I pari perché non funzionano? Perché tipo si rompe il fatto che non puoi prendere quello in mezzo dei blocchetti. E non puoi dividere in dimensioni diverse, no? Cioè, questa cosa rompe l'analisi dell'algoritmo. Cioè il fatto che l'analisi dell'algoritmo serve che prendi quello in mezzo, però se il numero pari nel blocchetto non puoi prendere quello in mezzo perché non esiste. Ma se avessi un vettore di numero pari, cioè un vettore di lunghezza pari, non usare un altro algoritmo? No, semplicemente l'ultimo blocchetto potrebbe non essere l'1, 5, sarà l'1 meno. Ah, però non c'è un caso pari. Cioè non è un problema se c'è un blocchetto di dimensione diversa, è un problema se tutti quanti hanno dimensione pari. Perché non posso dividere di più? Perché non puoi dividere, esatto. Okay. Però se l'ultimo blocchetto è un pochino più è un po' sfigato e c'ha tipo 4 elementi, 3 elementi che se ne frega. Beh, prendi. Se dispari, prendi comunque la mediana. Se pari, prendi a caso o quello sinistra o quello destra. Esatto, cioè,
statisticamente parlando, la media di un vettore di ricerca pari è più sociali. Ma qua non puoi, perché devi prendere un elemento, non puoi prendere un valore. E quindi scegli a caso uno dei due. Boh, ma a caso intendo proprio scegliere tipo sempre il primo, per dire. Quindi quick select ha una complessità di n quadro. Quadro, mentre invece l'intro select è n logaritmo. No, intro select o di n. Ah sì, scusi. Intro select, perché questo qua ci mette lineare ogni volta, ma già comunque il passaggio del pivot è lineare. E quindi per gli stessi argomenti della geometria di prima, alla fine è tutto lineare, perché comunque di questo fattore 7 decimi si riduce ogni volta. Allora, detto ciò, dichiaro conclusa questa lezione. Noi ci rivediamo il 14 novembre, dove inizieremo con il secondo macro argomento del corso, che saranno i grafi. Adesso più facile. Eh? No, e bene.